intanto buongiorno a tutti, grazie per essere qua, perché effettivamente in questi periodi, come dicevo prima, le persone erano qui, non erano tutti, ma dicevo, cavoli, non è facile in questi tempi prendersi una mattinata per venire a un corso, perché siete tutti, ma abbiamo parte di lavoro, e questo mi fa onore. Ringrazio MT per questa organizzazione, come sempre al top. E io mi presento, sono Simone Trentin, sono l'area manager di Ekron per il Veneto, e qui abbiamo Pasquale Abitabile, che è il responsabile, diciamo così, tecnico per Medea. Io dico sempre il papà, ma in realtà non sono il papà, sono sì. Molto zio, perché il papà è Storia, aiutami con il nome? Paolo. Perfetto, che è un ingegnere che diciamo ha supervisionato quello che è stato lo sviluppo della centrale, e quindi insomma lui è lì. E prima di partire con tutto, a me premeva darvi un'idea di cosa sta succedendo in Ekron, perché magari qualcuno di voi già la conosce, immagino, o la conosce perché la monta qualche anno, dal 2008. Però cosa succede? 5 anni fa Ekron ha veramente deciso di fare un cambiamento importante per crescere in modo deciso sul mercato, non solo sul fronte, come ha fatto fino a ieri, che era il mercato più rivolto dai grossisti di materiale elettrico, ma creare dei prodotti per il mercato professionale, e quindi in questo caso mercato distribuito poi da MT Distribuzione. Dopo 3 anni di lavoro è nata Medea, e Medea è un prodotto che ci permette di posizionarci sul mercato professionale ai vertici, perché veramente siamo, come minimo, siamo al livello dei migliori, ma abbiamo anche qualcosina in più, che poi vedrete durante la presentazione di Pasquale. È un prodotto estremamente diverso da quello che c'è stato fino a ieri, che era l'MT500/8, e quindi io quello che vi chiedo, tirate proprio una linea su tutto quello che avete conseguentemente prodotto, tirate una linea, dimenticate un po' quello che c'è stato e provate a entrare in questa nuova logica, perché la centrale ha delle logiche nuove, ha una serie di accessori importanti che prima non c'erano, una centrale che poi avrà degli sviluppi futuri anche importanti, e basta. Quindi essenzialmente oggi questo corso vi servirà proprio per entrare un po' più nel dettaglio, a capire cosa fa questa centrale e quali sono poi gli eventuali sviluppi futuri, perché si capisce già conoscendo quello che fa oggi, già capite dove andremo a parlare. Detto questo, mi fermo, se no divento noioso, e passo la parola a Pasquale, che vi spiegherà un po' di tutto. Quindi buon corso. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio Simone per la presentazione. Io mi occupo della stessa cosa. Diciamo, nella presentazione cerco di essere breve, però in ambito chiacchiere, magari per fare dal mio, se la conclusione il classico alla centrale. Tema di conclusione, in video Medea. Funzione di la presa di Simone era taglio la linea su quello che è passato, non perché è passato prodotti prodotti passati non vogliamo portarli in giro, perché sono ancora disponibili, ma perché abbiamo fatto tutto da capo. È un progetto completamente nuovo per allinearci a quelle che sono le esigenze di oggi. Dato una linea e una svolta con questa slide è in pratica riassunto quello che abbiamo pensato, cioè avere una nuova piattaforma con un nuovo hardware basato sul sistema operativo, non ma per espandere il prodotto in maniera più
rapida e con la possibilità di integrare tante tecnologie che funzionano per questo diventa possibile. E in questo modo andiamo a proporre un prodotto che parte dalla tipologia di filare ovviamente, ma può essere espanso, quindi diventare ibrido con dispositivi di accessori. Possiamo andare a gestire l'home automation, sempre aggiungendo dei moduli per la domotica e sensori con fotocamera e videocamera, e gestire telecamere sulla stessa rete della centrale, sia per quanto riguarda avere immagini di queste telecamere nell'app, sia avere live per il cliente finale nell'app, ma soprattutto per quanto riguarda la gestione della videoanalisi delle telecamere. Già gestiamo diversi brand in maniera nativa, nel senso che non dobbiamo andare a configurare particolari cose, stringhe, quello che sia, ma semplicemente, poi faccio vedere, andare ad indicare la telecamera che è montato e scegliere quali metodi di analisi e eventi di analisi ci sono. E questo per avere una soluzione che va dal residenziale al terziario, con dei modelli di centrale, tagli di centrale. E la premessa di rendere tutto semplice parte dalla semplicità appunto di configurazione. Non troverete più software da acquistare, più sistema operativo per le caratteristiche della macchina, non c'è più niente, è tutto sulle centrali. C'è un web server integrato a quale si accede attraverso un browser, quindi Internet Explorer, quindi non c'è più che sia, basta che utilizzo il browser. Punto alla centrale in diversi modi, dopo vedremo, e si accede al Media Controller, che è il web server integrato nella centrale. Adesso questo strumento si fa, si programma, si fa diagnostica, si aggiorna le centrali, si fa tutto, siete vincolati ad avere una macchina specifica, né tantomeno un cavo sulla centrale, è la centrale impilativa, quindi è già presente la connessione LAN, si può accedere a questo box dalla porta LAN o ancora in maniera più semplice da una porta USB, quella USB tipo B, basta collegare questa centrale al cibo di cavo USB e si accede sempre utilizzando un browser in maniera immediata, sempre puntando il cibo, in questo caso è sempre quello, c'è da fare particolare operazione per capire che è tutta la centrale. Programmazione versatile, il toolbox Media Control che è all'interno della centrale è accessibile in locale, collegandosi opportunamente, ma soprattutto da remoto. Si collega la centrale a una rete per lei, arriva al cloud senza fare nulla, basta collegare la porta di rete a un router che abbia accesso a internet, la porta di rete, la porta IP, a DHC, quindi prende l'indirizzo ed è già connesso al cloud. Poi c'è la parte di registrazione vostra, metodo che dopo vedremo. Una volta fatto questo, poi quello che si fa in locale lo fate anche da remoto. Fate, tenete sott'occhio questi impianti, fate tutto quello che fate in locale, lo fate esattamente nello stesso modo anche. E lo si fa da PC, da browser con un portale o da un'app dedicata agli installatori distribuiti gratuitamente, quindi tutti i modi per gestire gli impianti a attività o da. L'integrazione, quello che accennavo prima, si da gestire le telecamere e parte di home automation. È stato utilizzare da subito questa tecnologia perché la siamo già su altri prodotti che vendiamo già da pochi anni con le nostre soddisfazioni e abbiamo pensato di gestire in primis questo tipo di automation. Poi già se è possibile a breve gestire quella Connex, poi gestiremo anche altri tipi di automation di domotica. Tutto questo perché il sistema è nato per crescere, ci ho previsto. Hardware importante per le risorse importanti per crescere, quindi poi andremo ad aggiungere altre prestazioni. Qua abbiamo la gestione di mobilità, come accennavo prima, per l'installatore, l'app si chiama MyAircon Connect e ovviamente c'è anche quella per l'utente, la MyAircon Connect, integrativa, stata già per essere connessa ad internet e al cloud, con app native, che si appoggia su AirCon Cloud, tutti questi servizi, sia al cloud che le app, sono forniti. Hai fatto pagare servizi cloud da anni, continuiamo su questa filosofia. Certificazioni M50-131 grado 2, grado 3 per le centrali e la parte di comunicazione M50-136.
viene richiesto un impianto che abbia anche la certificazione, abbiamo l'ecosistema Medea. Qua abbiamo rappresentato come si sviluppa appunto il concetto di solar cloud e vari servizi. Medea per indicare la centrale, la scheda, e l'accesso lo si ottiene con, facevo prima, con un cavo USB collegato al PC installatore di che ci stiamo parlando, oppure collegandosi alla porta RAM, alla porta IP. In questo modo si accede direttamente alla Media Control. Collegando la centrale a una, cioè attraverso la porta RAM, che è sulla centrale, dicevo, in automatico abbiamo la connessione alla Red Cloud con il protocollo proprietario, dato ovviamente richiesto dalle normative vigenti, e questo è quello che fa la centrale in automatico, quindi c'è da fare partire sul settaggio sulla centrale per quanto riguarda la connessione con la RAM. Solo un dettaglio, visto che è una cosa che mi chiedo tanti, il cloud che noi utilizziamo sono su server europei, che sono, come ho detto, quali sono certificati, parte recovery, sono sia per la parte di DPR ma anche per la parte di dati. Sono diverse possibilità per connettere le centrali alla cloud, quella nativa appunto la porta LAN, la porta IP. Non abbiamo questa possibilità, si può utilizzare per modulo Wi-Fi, sulla centrale si possono aggiungere dei moduli, uno di questi moduli per modulo Wi-Fi, quindi non ho la connessione portavo, ma utilizzo la connessione per fare. Volendo, o se non si ha nessuna connessione locale, o se si vuole dare una sicurezza, un backup all'impianto di connessione al cloud, si può utilizzare il modulo 4G. Un altro modulo che si può innestare sulla centrale. Questo modulo consente, una volta configurato ovviamente, ovviamente il modulo SIM, di configurare dati per la connessione internet del 4G, in automatico la centrale va sul cloud con il modulo 4G, se è presente solo questo modulo. Se abbiamo una centrale collegata a un domestico per l'accesso a internet con LAN o Wi-Fi, utilizzerà un backup in automatico il modulo 4G. Se serve una sicurezza, una distanza delle connessioni, collego la centrale, per esempio, che è ancora più semplice, col cavo LAN ad router, metto anche il modulo 4G, va via la rete internet locale, la centrale passa in automatico. Tornare sulla rete RAM quando ritorno. Per con cloud, e il cuore appunto dove si basano tutti i servizi, si accede al con cloud effettuando una registrazione riguardo voi installatore su sito Endron. Specifico installatore perché i servizi cloud per appunto la piattaforma Medea sono dedicati all'installatore. Se non si ha una registrazione installatore sul sito Endron, mondo cloud non si può accedere. Questa registrazione per i privati, per i progettisti, in questo caso potranno solo avere accesso al sito Apple e non al cloud per il sistema. Fatta la registrazione sul sito, dove si può andare poi a consultare eventualmente quello che vi ho indicato, si può accedere al portale installatore del cloud. Per cloud, con le stesse credenziali, si accede a questa pagina di indicatori attraverso la quale si può avere sott'occhio lo stato degli impianti, cioè la grafica. C'è la mappa degli impianti dove è installata la centrale, ci sono una sezione per l'Academy, tutorial, webinar utilizzato. La cosa importante è gestione impianti, Media Control, sempre importato Media Control perché o sono in locale o sono dal portale installatore, quello che si ottiene è entrare sempre nella centrale, quindi si arriva sempre alla centrale anche da con il portale installatore. Quindi quello su una macchina o comunque su un PC dove ho un browser e accedo al portale installatore. Per quanto riguarda i dispositivi mobili, un telefono, un tablet, quello che sia, con l'app Apple Connect, alla quale si accede sempre con le stesse credenziali, si possono aggiungere gli impianti semplicemente inquadrando il barcode che si accede sulle schede, si possono raggiungere gli impianti, una volta già organizzato le centrali, dove le installate con la funzione di navigazione del dispositivo. Per esempio, posso raggiungere la centrale, ricevere notifiche sull'app, anomalie, mancanza rete, tutte le tecniche degli impianti che installate, e anche lì gestione impianti,
si riesce ad arrivare al media control anche dal macro. Infine, la parte per l'utente, sempre accedendo al cloud, in questo caso solo utente, molto. In questo modo l'utente finale potrà semplicemente guardando il qualcosa, prendere in carico e gestire l'impianto con la sua app, gestire la parte di sicurezza, la parte di home automation e la parte di sicurezza. In questo caso la registrazione la si può fare o sul sito Airborne o privato, oppure direttamente dall'app, perché l'app una volta installata richiede la registrazione, quindi si può anche comodamente dall'app. Ora faccio direttamente così. Evitiamo di caricare. Ok, l'accesso alla centrale. Io ho riportato come ci si può entrare in locale, porta USB sulla scheda, si collega al computer, si apre sul PC, il nostro browser preferito, che sia Edge, Firefox, come dicevo prima, Chrome, quello che sia, si inserisce sulla barra degli indirizzi questo indirizzo. Attraverso la porta USB, semplicemente facendo questo collegamento centrale, PC, apro il browser, metto indirizzo, sono dentro la centrale. Altro modo è quello di utilizzare la porta LAN, e lì andiamo a scegliere come centrale con indirizzo DHC, quindi per cercare qual è l'indirizzo della centrale sul router, scambio di rete che sia, oppure collego direttamente la centrale al mio PC di cavo e posso accedere all'indirizzo 100 che si può abilitare alzando un DIP sulla scheda, quindi la porta passa da DHCP a indirizzo statico 100 e si entra nella centrale. Sono tutti i modi previsti per accedere in locale alla centrale. Diciamo che quello più semplice è quello USB. Se non avete il cavo magari è corto, quello che sia, c'è sempre la porta live. Si apre la pagina della media control di Tubox, si accede con il codice tecnico di fabbrica, se lo pensate non importate, e vi appare la home page del sistema. E lo puoi vedere attento dal vivo, non lo sto neanche a raccontare adesso, così lo facciamo. Vado sul fermo un attimo. Per quanto riguarda la parte voce, per le chiamate, in pratica per attivare, non troverete un modulo per la sintesi vocale, non c'è, perché è già tutto anche questo sulla scheda. Sulla scheda già presente la sintesi vocale, per la registrazione poi della parte voce non è prevista una cuffietta o un microfono, non troverete nulla, perché semplicemente quello che inserirete nei campi di descrizione delle zone, dei settori, che sia, viene convertito automaticamente in audio attraverso la funzione Easy Record. Anche questa si appoggia ai servizi cloud, quindi vado a convertire appoggiando i servizi cloud tutto quello che ho scritto e diventa audio. In questo caso utilizziamo il servizio cloud TTS Pro, con che in pratica il nostro partner tecnologico per i servizi cloud, quella che sentite parlare sul navigatore quando siete in giro, magari lo utilizzate. Quindi anche qui qualità ottima dell'audio, nessun vincolo, la mia voce, quello piace o non piace, lo fa la centrale una cosa, sempre nei servizi cloud. Per quello che accennava Simone prima, la parte di certificazione del cloud, ma vado oltre. Qui c'è la parte di registrazione sul sito web, installatore con il numero della registrazione. È importante scegliere l'installatore, altrimenti avete la registrazione sul sito, ma poi non potete accedere al portale. Qui c'è la parte di portale installatore, network cloud, degli impianti, la mappa, le notifiche. La sezione Academy dove troverete tutti i tutorial per poter rivedere magari un secondo momento oggi. E questa è la parte di aggiornamento software, questa è la parte della home page del portale installatore. Quando si accede si può avere sott'occhio la situazione di quanti impianti avete, quelli connessi, quelli non connessi, e modelli centrale versione software presente sulla centrale. Sott'occhio. Eventualmente cioè, aggiornare il centrale potete fare in qualsiasi momento, è una scelta vostra. Noi rilasciamo gli aggiornamenti e dalle visioni chiamo se sono aggiornamenti da fare o se sono opzionali o sono indispensabili, quindi lasciamo nella visione qual è il tipo di aggiornamento. Se è un aggiornamento che definite anche su alcuni aspetti, troverete fatelo o è succinto. Scegliete sempre voi come fare gli aggiornamenti.
Ecco, un conno, questa è l'app, la faccio vedere dal vivo, anche l'app utente ve la faccio vedere dal vivo, così non vi annoio, anche qui la vediamo dopo. Ok, per quanto riguarda l'utente, è prevista anche la gestione per gli assistenti locali, l'utente, per avere sempre l'utente che si piace avere la domotica, avere gli assistenti locali in casa, qui c'è riportato lo Task Kit per Alexa, ma c'è anche la parte per Google, non ancora aggiornato la slide, ma andare a iniziare con Google Alexa, grazie, sono gestite come assistenti locali. È prevista anche una tastiera touchscreen, la centrale nasce con la tastiera che vedete, una tastiera con tasti capacitivi, display, con caratteri grandi 16x2, se il vostro cliente ha esigenza, ha piacere di avere un touchscreen in casa, sul touchscreen potrà avere la visualizzazione come sull'app, quindi stessa interfaccia sia dall'app che dal touch che in casa, e in più la comodità di avere tutta la gestione fatta in locale, perché questo touchscreen si collega sulla stessa rete LAN della centrale, e tutto quello che sono informazioni passano direttamente sulla rete locale. In questo modo avrà la possibilità di gestire la parte di intrusione, la parte video, quindi le telecamere collegate le potrà vedere direttamente touch, e gestire anche la parte di video direttamente per le accessibilità. Oltre, le schede elettroniche, vi sono riportati un po' di dati, poi perché è pratico, di dati tecnici, di hardware, altrimenti magari non c'è tanti numeri. Il concetto è un hardwareista che ha visto, ma insomma, che pensa di hardware, che ha visto queste schede, ci ha fatto un'osservazione, ma forse è sovradimensionata come hardware, come risorse di memoria per quello che fa un amplificatore. Il concetto è che noi abbiamo rifatto questa piattaforma per sviluppare un prodotto nuovo e farlo crescere, quindi abbiamo abbondato sulle risorse hardware. Questo è il motivo per riassumere questi dati che trovate su. Quello che è riportato è il sistema operativo Linux, che vi accennavo già prima, le porte USB LAN ve l'ho già indicato, adesso vi faccio vedere la scheda. Questa è la scheda che potete portare, questa è la media 64, cioè, centrale 64-160. 64-160, le schede sono praticamente identiche, cambia il firmware. Quello che ha a bordo sono due bus di campo, bus 4.5, bus che consente di avere 500 metri con cavo antifurto, legamento entra, esce, stella, questo numero che sia, o arrivare a un chilometro e due con cavo dedicato alla 4.5, il cavo dedicato. Sulla scheda appunto sono presenti USB e porta LAN per la centrale alla router e eventualmente accedere direttamente al router. Una porta USB tipo A per usi futuri per poter collegare una memoria esterna aggiuntiva, se non bastasse quello che c'è sulla scheda. Borsettiere estraibili, ingresso sabotaggio dedicato, cioè un borsetto per il sabotaggio sia in esterna come che ci sono, quindi non si va ad utilizzare l'ulteriore ingresso della centrale. Borsetto più esterno per dispositivi autoalimentati, questo è un must nostro, che è sempre un concetto di uscita di alimentazione che viene a mancare quando manca la rete elettrica. Normalmente ci si collegano le sirene autoalimentate, cioè il nostro lavoro in questo modo, perché la sirena è solo l'alimentazione per caricare la batteria dalla centrale. Quindi per evitare la sirena prenda l'alimentazione dalla batteria della centrale, si collega a questo borsetto PSR, manca la rete elettrica, la batteria, cioè la sirena la propria non va a caricare sulla. Altra cosa che può essere interessante è il connettore basso 1 flat, quando si va ad aggiungere un'espansione radio per rendere ibrido il sistema, non c'è bisogno di cablarla, perché quando si acquista l'espansione radio avrebbe già questo tarifo, l'ho già buttato su quello. In modo tale da non dover neanche cablare sul bus l'espansione radio. Infine, i connettori in alto, opzione 1, 2, 3, dove si possono andare a collegare con SPN, 2G, 4G, Wi-Fi, in base alle esigenze e come volete espandere il sistema. Contenitori, qui abbiamo
centrali non sono già montate nel contenitore, scegliete voi che contenitore. In pratica è l'esigenza che avete. Se decidete di montare e accettare un contenitore plastico, dove c'è un limitatore di mezzo e si può alloggiare batteria 7 A, oppure il contenitore metallico, dove c'è un limitatore da 3A e 4 e si può montare anche un giocatore. Scegliete voi la scheda e in quale contenitore montare. C'è la parte di comunicazione, la riassumo per non annoiarmi troppo, è prevista verso l'esterno la comunicazione verso di vigilanza, TMF, IP, chiamate voce, SMS, push mail, SMS, è previsto qualsiasi invio verso l'esterno di messaggi, di notifiche e ovviamente vi lascio la parte cloud, già prima. Ok. Basso 485. Basso 485 ci permette di avere alcune caratteristiche che mi possono tornare comodo. Prima è l'apprendimento automatico delle periferiche. Le periferiche basse, inteso come tastiera, espansione, lettore di chiave, quello che sia, non vanno indirizzati manualmente, non troverete nulla sulle schede, non troverete i pulsanti, non c'è nulla, c'è solo il segnale. Ogni periferica bassa ha un seriale all'interno che esegue produzione, si collegano sul basso, quindi collegate tutto, si avvia la ricerca, la centrale in automatico trova le periferiche e assegna loro un indirizzo automaticamente senza fare nulla. Poi comincia a segnalare la missione, bisogna andare a cancellarlo. Sì, quello è visto dall'indirizzo. Un pezzo che segnalare immediatamente una 10 che lo voglio dire magari non ho una rilettura quindi ho preso in carico un vettore poi qualcuno tira no io lo devo andare nella configurazione a dire non c'è più questo elimino disabilito scelgo se l'ho tolto momentaneamente lo posso disabilitare se l'ho tolto definitivamente lo elimino questo risultato uscito dal sistema. Guarda, e io tolgo il tessore su bus e faccio una riacquisizione dei bus. Trova solo l'utente. Quelli che sono quelli presenti non mi dà più da già presenti non ti darà nulla. Se li hai già trovati, sono già indirizzati, tu togli un pezzo e non c'è. Quindi per forza cancellarlo. Non è che se serve il proprio non c'è. Interrogazione. Chi risponde viene preso in carico. Se i pezzi sono già stati presi in carico, no. Rispondono già presenti, quello che non c'era non lo trova, continuerà a dire la commissione del vettore che è stato tolto, la vero di forza di tutto. È un nuovo apprendimento. Sì, no, se si fa un nuovo apprendimento su una scheda dove è già stata fatta la punizione, ci sono già i pezzi dentro. Ma non vuoi fare un azzeramento? Posso fare un azzeramento, faccio un azzeramento della scheda, poi riparto da capo. Ma qua si sta parlando di togliere un pezzo e fare la scansione, quello che già era stato trovato è già lì, non è che ce l'ho trovato di nuovo. Dopo non l'ho provato più, quindi lo tolgo. Nel senso per fare la requisizione che voleva dire Simone, faccio la acquisizione, non c'è più il pezzo, perché c'è le automatiche. Ma che fare la requisizione serve, ho aggiunto, invece di togliere il lettore, l'ho aggiunto un altro. Come lo tiro dentro, rifaccio la acquisizione. Provo gli stessi che c'erano prima, quindi c'erano già, e ne troveranno uno nuovo. Ho trovato anche un altro. Velocità di comunicazione regolabile sul basso 485, la 485 di default di fabbrica è impostata a 115,2 che è la velocità massima, laddove si potrebbe trovare una condizione in cui si sostituisce un impianto esistente, quindi c'era già il cavo, non lo cambiamo il cavo, magari questi cavi sono usurati, ci sono tante giunte, magari con la periferica più distante la qualità di comunicazione non è ottimale, c'è nella diagnostica la possibilità di cambiare. Quella di comunicazione. Si può andare ad abbassare la velocità di comunicazione della 485 da fino a 9006 in modo tale da poter guadagnare sulla distanza. Quindi anche se ci sono dei cavi deteriorati con tante giunte non è indispensabile cambiare. Poi se anche abbassando la velocità il cavo è talmente danneggiato che abbiamo comunque la difficoltà di comunicazione quindi per il miracolo che non ci stiamo attrezzati. L'altra funzione del che passi che possiamo sfruttare la configurazione offline.
che significa, avendo ogni periferica un seriale a bordo, posso anche non collegare su base le periferiche, solo averle via controllato e inserire manualmente i seriali che ci sono sulla scheda. Questo mi permette di avere solo la centrale accesa, configuro io quali sono le periferiche che poi monterò in campo e le monto poi quando sono diventate, avendo già fatto tutto il programma, quindi farò l'impianto, quindi non c'è l'obbligo di dover alimentare la cosa. Scegliete voi come lavorare, non abbiamo tanto problema. Funzioni integrate o funzioni prio. Abbiamo introdotto questo concetto ingresso uscita portale. Troverete sulla centrale, nello specifico, da mozzettiera, due uscite, una relè, una vector, quelle sono due uscite. Sei ingressi, quindi zone per collegare il lavoro, e infine troverete due morsetti serigrafati T per punto. Questi morsetti sono configurabili. Definite voi se sono ingressi o se sono usciti. Questo vale per questi due morsetti sulla centrale, per tutti i morsetti sull'espansione punti, espansione filare 8 punti, sono tutti configurati. Servono tutti ingressi, riconfigurate tutti ingressi. Servono tutte uscite, tutte uscite 4, 4, 6, liberamente configurati. Questo default ne ha 6 ingressi definiti. La centrale ha il default sulla 64, ci sono 6 ingressi, sono ingressi. Sì, due programmi li abbiamo configurati come ingresso. Se vi dovesse servire questa punti con uscita, basta girare. Questo vale per tutti le periferiche che hanno dei morsetti definiti. Questo vale quindi per l'azione, vale per la tastiera, vale per il lettore, troverete sempre questi. Anche sulla tastiera e sul lettore avete mantenuto la logica che per i lettori ci sono. Assolutamente sì, sul lettore ce ne sono due, sulla tastiera ce ne sono solo. Quelli che non si possono definire sono quelli della centrale che sono stati chiamati ingressi, sono ingressi e ingressi. Ma sono due che diventano 8. Esatto. Infatti di base la troverete con due uscite e 8 ingressi in pratica. Se vi servono uscite, fare queste due punti. Poi, valori di resistenza e bilanciamento programmabili. Noi lavoriamo a 15 K per quanto riguarda il singolo bilanciamento. Quindi se sono impianto nuovo si mettono le resistenze da 15 che trovate in dotazione e va bene così. Nel momento in cui metto un impianto dove ci sono già i sensori con già le resistenze a bordo, non è obbligatorio cambiare le resistenze. E possiamo andare ad impostare manualmente i sensori hanno delle resistenze da 10K. Scriverò il sensore a resistenza da 10K per il singolo bilanciamento che sia e vado a gestire direttamente senza dover cambiare le resistenze. Lo dico. Per la cronaca, dato qualcuno sta già di pronto, l'unica cosa è che noi lavoriamo con un riferimento positivo da sempre, quindi se questi sensori hanno delle resistenze da 10K ma erano riferiti al negativo, almeno bisogna spostare il riferimento a positivo. Se erano già positivi, siete già a posto, per solo spostare le resistenze, siete già tranquilli sul modellamento. È stato da... fatto più bravo. Funzione tandem. Allora, sempre per quanto riguarda i punti definiti come ingressi, abbiamo previsto un'altra caratteristica, esempio tastiera. Tastiera ha un solo punto, quindi magari ci collego il sensore che ho di affianco alla tastiera. Magari, capito, ma vorrei collegarci anche il contatto della porta, come faccio? Devo aggiungere un'espansione per gestire un contatto o portare sulla centrale? Non c'è problema, si può fare sfruttando la funzione tandem. Un solo morsetto definito ingresso, utilizzando il primo bilanciamento di cronaca, si possono collegare due sensori ad avere le informazioni inizie. Quindi questo ingresso diventa un doppio ingresso e avrò sia il contatto che il sensore che mi darà l'informazione. Devo bilanciare. Una volta per poter discriminare allarme, ammissione, semplicemente dopo non riuscire ad avere questa informazione. Se faccio il tandem e un tipo bilanciamento mi dà la manomissione generale di quello che c'è sul punto del singolo sensore e l'allarme del singolo sensore. Poi, funzione virtual IO, quella che dicevo all'inizio, abbiamo pensato
struttura è quello che c'è oggi sul mercato ed è quello della parte IP. La comunicazione con dispositivi IP sulla stessa rete della centrale, ovviamente, e abbiamo previsto un protocollo nostro di comunicazione con dispositivi IP, oppure la gestione nativa di dispositivi specifico telecamera, per farla breve, telecamere che hanno video analisi, riusciamo ad sfruttare le informazioni che mandano queste telecamere direttamente sulla stessa rete, senza fare grosse operazioni, se non dire alla centrale c'è questa telecamera di questo brand che manda le informazioni di analisi e scegliere quali regole o eventi di queste telecamere prendere in carico. Diventano in pratica come tutti gli altri rilevatori dati di ingressi del sistema. Volendo, potete immaginare anche un quale centrale dove non c'è sensoristica classica, sensori infrarossi, ma delle telecamere IP collegate per la protezione perimetrale, quello che sia, e queste telecamere fanno anche da sensore, non solo da visione. Si fa esattamente tutto quello che è per un ingresso, diventa un ingresso. La mia telecamera dice una, è stato loro, limito motion su quella telecamera, quello che sia, l'attivo dentro per me è un ingresso come tutti gli altri, per dire se è istantaneo, se è ritardato, se è abbinato a un settore. Trasparente, solo come la collego, devo passare il carro e collegare il sensore, collego la telecamera sulla stessa rete della centrale. C'è la registrazione, si tratta di ricevere le informazioni di video analisi. La camera motion passa qualcuno, mi dice allarme, quindi il sensore non mi arriva da rotto. Posso scegliere di avere le foto e le registrazioni da appoggiare nel web. Stazione la facciamo fare dell'NVR, la centrale non fa da NVR, fa da server degli allarmi. Le camere Elcon, quelle che noi abbiamo di Stino, fanno solo, posso vedere, sul touch, sull'app, ma non fanno se metto queste telecamere da vino ad un sensore, fatto a porta, quando per contatto a porta per l'allarme, di queste telecamere posso richiedere anche le foto di un cliente che avrà la notifica non solo di allarme ma anche della foto di quello che è successo. C'è tutto diverso, perché la telecamera che fa da sensore è quella che telecamera che non è solo per fare delle foto. Gestiamo tutto. Poi si sceglie in base all'esigenza quello che è. Se ci serve una telecamera da avere sull'app live, allinearla al contatto a porta, non mi serve la telecamera di analisi. Prendo la telecamera, quella che c'è cioè nella valigia, la piazza qua dentro, la fino al contatto, quando vai all'allarme il contatto di fatto. Sì, no, è perché c'è anche l'allarme, magari appunto, magari sure, quindi giocano molto sul discorso che come va in allarme per la... Ma noi lo facciamo in diversi modi. Non è studio di sure, noi lo facciamo con... Aggiungendo telecamere, se non vogliamo complicarci la vita, sono i sensori con già la telecamera integrata. Scegliete anche lì qual è l'esigenza. Ho delle telecamere, voglio tutta una rete, ho delle telecamere per avere anche foto in caso di allarme. Non ho le telecamere, ma il cliente vuole comunque avere la foto, gli metto il sensore con fotocamera, quindi le esigenze possiamo contestare tutte. Dipende dalla struttura che si deve mettere più. Quella che c'è già e la possesso se sfruttare. Poi, ultima voce, controllo e carico della batteria. Questa funzione la indichiamo che sembra banale, ma non è così. La gestione delle batterie viene fatta con un apposito circuito di controllo e carico della batteria, per due motivi. Primo, perché ci interessa avere gli impianti che siano efficienti, quindi le batterie essere controllate e durare per almeno poi perché è una caratteristica richiesta dalla normativa, se non ci sono questi tipi di gestione, la norma 50.131 dà la certificazione. Il concetto è che le batterie vengono controllate e caricate in maniera corretta, in modo semplice, con una protezione basta. La batteria di sfruttare? Assolutamente, la sirena, la sua batteria della carica. Ma il controllo è solo per la sirena? Assolutamente sì. Non so se si vede, hanno un circuito di ricarica anche della batteria.
Ok, home automation. La batteria poi darà anche un... Assolutamente sì, richiamata, batterie basse, batterie da sostituire, anomalie sulla parte di ricarica. Posso di fabbrica un indicatore, posso scegliere anche se cambiare il test. Telecamere interfacciabili col sistema virtuale IO, analisi video, trovate gestione Bosch, Vision e queste che Skillai. Skillai e le poi possiamo gestire anche telecamere che apri prendere che apri una pagina dove posso impostare anche in mano. Cioè, le telecamere che sono aperte. Poi, Analisi video è a carico della telecamera che fanno gli analisi fanno tutto e mandano su poi in base a che tipo di sì, assolutamente sì. Analisi la fa la telecamera che ha l'intelligenza a bordo per fare. Che fa la telecamera a dire alla centrale c'è stato un allarme che può essere motion, che può essere attraverso sociale, può essere ma è tutto anche dei KVP. Sì, non confondete, il punto è la parte chiamiamola della gestione video che viene usata per gli snapshot che poi ti arrivano in caso di allarme e qui e che si sfrutta il lobby. Il punto è la parte di analisi che invece si sfrutta uno scambio di informazioni metadati tramite delle stringhe o nel caso delle telecamere già integrate, in questo caso tramite SDK. Sono due cose diverse. In un caso la telecamera mi funge da sensore, nell'altro caso la telecamera invece aveva la parte proprio video. Sì, il concetto è che non c'è il flusso video dalla centrale alla telecamera. Non sono quelle che si possono, le già integrate che si possono vedere dalla... dalla tastiera con l'LCD, c'è a bordo la tastiera quella touch gestisce il flusso RTSP delle telecamere perché in locale sulla quelle che si possono gestire da app sono quelle che hanno un cloud di appoggio che noi gestiamo, passiamo direttamente dal cloud del produttore per settare le tre di primi sono Elcom, Dawa e queste le gestiamo, queste una volta aggiunte sulla centrale sono gestite in locale e da remoto da parte. Per quanto riguarda altri brand di telecamere si possono aggiungere ma si vedranno sul touch sul locale e le possiamo gestire o per la videoanalisi o per avere snapshot come diceva Simone caso di allarme e il discorso di quale brand si vuole utilizzare che si vuole ottenere da queste telecamere integrate. Qua c'è la parte di home automation, come dicevamo prima, utilizziamo il protocollo e lo standard ZigBee, conosciuto già qualche anno fa questo tipo di comunicazione, una comunicazione radio, quindi non c'è da passare un bus per volessi montare un controllo luci o un controllo tapparello, per esempio, sono le tapparelle utilizzate ovviamente. Basterà mettere un modulo dove c'è il motore della tapparella, la comunicazione tra questo modulo e la centrale viene con la comunicazione ZigBee, il modulo ZigBee. La cosa interessante è che rende il ZigBee comodo per questo tipo di applicazioni è la creazione di una rete mesh, quindi non c'è un limite teorico alla portata radio di questa applicazione, perché ogni modulo che viene aggiunto fa da ripetitore. Si può espandere la batteria domotica pratica in maniera limitata se non per quanti dispositivi si possono gestire. Pratica, parlando dei numeri, la portata radio del controllo ZigBee, il modulo che si deve centrare, il modulo per la gestione di 200 metri in avanti. Ma con questa tecnologia, i parametri di 200 metri sono teorici perché ogni modulo ripete.
telecamere che abbiamo appena accennato. C'è un esempio di come si gestisce le telecamere per l'analisi video, come ho detto prima. Ok, qua c'è un riassunto di quello che è attualmente gestibile sul sistema Medea. Qui c'è la parte bus, troverete sul catalogo la disponibilità di espansione radio RF per gestire i dispositivi radio del 8, e in questo caso parliamo di 868 con una catenaria libera di 2 km, e anche qui significa non dare numeri di 2 km, ma riuscire, ad esempio, solito fare piani di avere la centrale al piano sopra, mettere le sezioni anche sotto senza avere difficoltà di portata radio, anche su la centrale al piano sopra, sezioni sia sopra che sotto, non abbiamo grosse difficoltà. Poi, se ci fossero eventualmente difficoltà, l'espansione radio è su basso, quindi nessuno di loro sotto, sono completamente gestiti. Arriverà la sirena su basso, oltre alle sirene filare, su basso, lettori di chiave, che ci sono, per magari vi faccio vedere, le tastiere su basso, capacitive, sia con lettore di chiave integrato che non, l'espansione punti, che avvicinavo prima con gli 8 morsetti per le uscite, e da ripartitore bus, centrale di oggetto bus, come diceva 64-160, eventualmente se volesse andare a dividere il bus per proteggere eventualmente, ad esempio, sirena esterna, sarebbe tranquillo che nessuno va lì, la mette in porto, mi mette in porto il bus, aggiungo l'accessorio ripartitore di bus, su un'uscita metto la sirena, su un'altra metto la tastiera, che sia, mettono in porto la sirena, non va in conto il resto, quindi mi serve a isolare appunto il basso. Alimentatore supplementare, dicevo, un contenitore a 3,5, 3,4 non è sufficiente, c'è questa scheda supplementare che si va a montare nel contenitore che preferite. Se vi serve l'alimentazione da 1,5 con batteria 70, si monta il contenitore plastico. Poi sul basso, già visto adesso, sull'anima, la possibilità di collegare la router, la possibilità di gestire il touchscreen, la possibilità di gestire il connex, la parte di virtuale, quindi telecamere di analisi, quello che sia, telecamere direttamente gestite, quelle Elcon, quelle DAWA, quelle Vision per quanto riguarda il live, e per quanto riguarda la parte RF, quindi 868, i dispositivi disponibili, c'è anche lì una bella gamma di dispositivi, per cui sirene, rilevatori, contatti, telecomandi, tastiere radio. E per la parte di home automation, sia rilevatori con fotocamera, videocamera, che tutto quello che serve per la nostra nuova lavorativa, di cartoni, modi tapparelle, sensori di temperatura, diciamo, per la camera. Tutto capito, la sirena non è ancora... È prevista, ma ne dovrebbe arrivare a prendere a gennaio, c'è la sirena passa. È stata fatta, finita, testata, chiedo adesso, ma le eventuali telecamere, l'inversione è fatta in modo particolare, ma camere io ho gestito la centrale, ci comunica, poi l'alimentazione delle telecamere, se sono più e l'alimento più e, se sono un alimentatore, il metodo centrale ci parla, basta. Assolutamente, cioè, è la comunicazione, quello che è accendere una telecamera gestiva devo farlo con il caso. Diciamo che sta a noi in questo caso prevedere il sistema autoalimentato in caso di mancanza carente, ne so, IS, piuttosto che situazioni in cui esistono anche delle situazioni un po' particolari che hai del switch poi con backup a bordo, ci sono anche quelle. Quindi sta a noi se vogliamo fare un sistema backupato, però quindi sempre la situazione no? Sì, dove se ho una telecamera con le immagini, anche se la telecamera è brava, c'è una telecamera che serve per la videoanalisi, magari è il caso che prevedo il DS per tenerla accesa, sempre l'applicazione che faccio in queste telecamere, ma poi dipende anche da dove vuole il DS, vuole anche la telecamera accesa se manca la rete elettrica, mi devo pensare in conseguenza. Quello che facciamo noi è parlarci con le telecamere.
poi alimentarle, tenerle accese, quello che sia, dipende dalle esigenze del mondo. Volevo solo dire una cosa, proprio per calare un po' più nella situazione MT, no? MT ha due tipologie di telecamere, che sono il KH, quindi Skylai, e Anoa o Samsung, un po' come piace di più. Queste telecamere, nel caso specifico di Ecro, noi potremmo vederle in live, prima Pasquale, sulla touchscreen. Quindi il live sulla touchscreen ce l'avremo sempre. Non possiamo vedere il live da app, quindi da remoto, ma se io associo le telecamere a un ingresso di allarme, gli snapshot mi arrivano su app. Okay, è giusto per darvi idea di quello che succede. In più, sia con Anoa che con la PAC, ho la gestione delle stringhe, e quindi posso utilizzare queste telecamere per la videoanalisi. Le uso come se fossero dei sensori di rilevazione. Dare questa informazione, perché magari sì, ci ho parlato un po' di varie marche, ma giustamente i concetti di quello che facciamo sulle telecamere sono diversi, quindi approfondirli tutti non ci sono problemi. Sono applicazioni, come dicevo prima, sono applicazioni diverse, esigenze diverse in base a che telecamera abbiamo. Che telecamera vogliamo acquistare, possiamo avere, c'è una, ho una telecamera, basta che sia una telecamera, la vedo nell'app, ci faccio videoanalisi, dipende da che telecamera sto usando e cosa posso andare a ottenere con questa telecamera. Se andiamo poi nel dettaglio, telecamera Skylai, cioè Simone, posso fare queste cose. C'è una telecamera che è solo on beef, ma digitale, e tutta una conseguenza. Poi dopo faccio vedere dove si configura la telecamera, magari diventa un po' più comprensibile quello che possiamo fare. Ok, qui abbiamo il riepilogo delle caratteristiche hardware dei tre modelli di cellulare che abbiamo disponibili, quindi la Galaxy 32 più piccola, 64, 160, il nome è dato da numero di punti che possono gestire, quindi l'espandibilità del sistema, 32, 64, 160, come dicevo prima, a bordo delle schede troverete sempre ingressi fisici e sono fisici, punti brio a bordo, i due morsetti serigrafati punti solo sulla 64 e la 160, sulla 32 non ci sono per usare i costi, la gestione dei virtual IO, anche in questo caso gestione di telecamere per la videoanalisi, la si può ottenere con la media 64 e la 160, non con la, come vedete, numeri di in out virtuali, quindi 64, quindi il concetto è potrei avere per assurdo, non c'è nessun sensore, ma sono tutti vari. Ingresso sabotaggio, uscita a bordo, abbiamo già detto prima, 5 orologio, questo l'ho già detto, quindi essere la slide 2. Okay. Prestazionali, caratteristiche prestazionali, di radio, quindi voglio realizzare un sistema ibrido, quindi con sensori 868, sulla 32 posso arrivare a 32 rilevatori radio, ovviamente mi servirà un'espansione radio per gestirli, sulla 64 160, sulla 160 arrivano fino a 140 rilevatori. Ovviamente se vado a mettere 32 rilevatori radio su un'idea 32 possono entrare nel senso di finale, totale sempre 32. Il concetto di quale centrale scegliere in base alle esigenze. Domanda semplice, il ricevitore radio 28, quindi per arrivare a 32, questa è la cosa. Dispositivi di home automation, anche qua stesso discorso in base alle esigenze. Ho bisogno di mettere 7 moduli tapparella, perché il cliente ha 7 tapparelle, non prendo 32, non prendo. Certo, funzione tanto come ho già detto prima. Settori per noi sono le partizioni, le aree quando si divide l'impianto. 8, 16, 32, quindi in base alle vostre esigenze scegliete anche voi accettare anche per questo. Scenari, perché c'è un concetto di gestione fatta con gli scenari su queste centrali, visto che c'è sia intrusione che domotica, abbiamo previsto la gestione a scenario. Lo scenario è un'operazione che viene fatta dalla centrale su richiesta, quindi ho un scenario, posso abbinarli a dei tasti, quello che sia. Invece di avere un semplice inserimento, potrò avere l'inserimento di qualche settore, quindi la chiusura della sala, passare le tapparelle, accendere le luci, questo è il concetto di scelta.
Con gli eventi, utenti, gestibili, codici che si possono utilizzare sulla tastiera, sull'app 50, 150, 200, le chiavi che sono svincolate a un certo numero di codici, a un certo numero di chiavi che posso utilizzare, sono gli stessi, quindi sono 50 e 50 sulla 32, per esempio, e a seguire. Rendimento su basso, abbiamo visto prima, telecamere più Wi-Fi. Ecco che già sì, da qua andiamo a vedere qual è la differenza. Prima si parlava di telecamere gestite per la finanza, ho una media 64, per assurdo potrei avere 64 telecamere in giro, ogni telecamera mi gestisce un evento e faccio la videoanalisi. Voglio le telecamere in live sull'app, scelgo la telecamera che mi dà questa funzione, però al cliente dico, guarda, se hai 4 telecamere mi basta la media 32, se ne hai di più devo cambiare centrale, la 64 o la 160. Sono concetti diversi, come dicevo prima, per capire qual è l'esigenza. Sincronizzazione automatica orologio, ok? Qua andiamo sulla parte dell'espandibilità, come diceva Simone prima, espansione radio su basso, ogni espansione radio gestisce fino a 28 tra rilevatori e contatti, quindi se sono nei 28 me ne basta una. Se devo arrivare a 32, sulla 32 devo mettere una in centrale, una fuori o tutte e due fuori, quindi ne posso avere due. Sulla media 64 arrivo a 3 espansioni radio, sulla media 160 arrivo a 5 espansioni radio per poter arrivare a 140. Altra cosa che abbiamo previsto, le espansioni radio finali sul bus, il totale è superiore all'espandibilità del sistema. Una media 32 ci dice 32 rilevatori, dopo 8 espansioni, se provo a 48 sono superiori. Abbiamo lasciato questa possibilità per permettervi di andare a spostare le espansioni. Io ho 4 sensori, invece di portare 4 cavi dei sensori sull'espansione, avvicino l'espansione ai sensori, solo capo bus, quindi posso usare più espansioni, poi di ogni espansione userò i punti che mi servono da togliere. Ho 6 espansioni, ma in queste 6 utilizzo massimi 32 successivi. Quello bisogna sempre calcolare in base ai sensori che si montano sull'espansione. E da lì andiamo a scegliere appunto la centrale, il potere plastico, tale, cosa aggiungere. Ma in basso. In basso appunto di andare a centrale, se ho una media 32, sì, posso avere 800 mAh sul basso, ma il discorso è quanti poi se sono 5 sotto, se ce la faccio con questi 800 mAh, mi basta la centrale. Se vado oltre, o cambio il contenitore dove metto la centrale, o aggiungo la basta di espansione, posso agganciare 8 rivelatori. Dipende dal sensore quanto sopra. Se il mio rivelatore infrarosso sono di 20 mA, moltiplico per N, 20 mA sensori, ne ho 10 su 200 mA, non va bene. Se ne ho 57, allora faccio il conto. Poi si va sempre a ragionare sull'assorbimento massimo del sensore, ma qui c'è anche la diagnostica, quindi c'è anche la diagnostica che ci aiuta a capire se sono dentro gli assorbimenti previsti o sono già. Allora, moduli che parlavo prima sono disponibili in tutte le centrali, anche il touchscreen c'è un limite di quanti se ne possono mettere in base al taglio di centrale. In pratica queste tabelle sono anche nel brochure, utilizzateli quando devo realizzare l'impianto e chiedi che mi fa delle richieste fino alla scegliere il modello di centrale in base anche al. Ok, faccio vedere solo questa e poi smetto. Qua è semplicemente il concetto di la scheda. Visto la scheda, metto nel contenitore. Sì, va bene. Da 64 a 160 scelgo io quale contenitore, plastico o metallico. La media 32 gestisce solo la batteria da 7 A, quindi in teoria va solo in quello plastico. Se poi vi serve avere più spazio per caricare all'interno quello che sia, potete comunque metterla nel contenitore metallico, ma non mettete la batteria da 18, non perché la gestisce, perché la ricaricherebbe in tempi eterni. Ha senso, quindi potete comunque scegliere quello metallico, ma ci lasciate la batteria da 7 per avere più spazio per lavorare. Se avete in giro. Ok, va bene? Yes. Non vi annoierei con tutto l'elenco dei pezzi che vedete in giro, mi soffermo solo sulla parte della questa, dispositivi Zigbee. Trovate anche nel catalogo della brochure che avete,
brevemente, attuatori, controllo carico, quello che sia, attuatori delle puliti, c'è il 1254 che è 1230, quindi per un cancello, quello che sia, controllo tapparelle, termostato, valvola termostatica, registrato dopo nella valigia, se non lo vedete, dallo stato di inserito del sistema di impianto, sempre a batteria, ripetitore, sensore di temperatura, comando scenario, una placca dove si possono abbinare gli scenari che vedete magari uso in casa, e qui ci sono i sensori con il videocontrollo, quindi non ci sono delle telecamere, non c'è una rete, e il cliente ci chiede comunque vorrei le foto o il video quando c'è un allarme. Lo posso fare lo stesso, sull'accettare molto il modo USB, non mi interessa la domotica, non mi interessa questo. Invece di montare il sensore infrarosso semplice, ti monterò il sensore infrarosso con fotocamera, quando è un allarme, quindi arriva la notifica di allarme, la chiamata di allarme, ma anche se preferisce il video, cerco con la fotocamera, arriva un video di 10 secondi, se serve anche all'esterno, c'è anche un sensore esterno del infrarosso con fotocamera. Poi parte, questa è la parte radio 868, invece, telecomando, tastiera, contatto slim magnetico, un contatto solo per una porta, solo la versione della meter solid, c'è la versione con ingressi aggiuntivi, a due terminali per collegare una tapparella o un ulteriore contatto a bordo, e poi c'è quello con il generatore di vibrazione integrata, sia da livello della vibrazione che da contatto aperto chiuso, sensore infrarosso base, petting unity, infrarosso effetto tenda, rilevatore doppia tecnologia, da esterno, sensore doppio infrarosso da esterno, effetto tenda da mettere nell'angolo della finestra, effetto tenda da mettere al centro, barriere, radio, mini barriere classiche da un metro e mezzo, due metri, fibra di tecnologia da esterno, l'ultimo arrivato questa batteria, poi la sirena e due sensori per fumo, uno base solo fumo e un altro fumo. Questo è tutto a 868, gestito sul sistema, aggiungendo le spaziali a 868. Basta? Sì, direi che non vi annoio oltre. Ok, quindi se prendo qua. Se avete già avuto modo di contattarci, oltre a vendere i prodotti, diamo anche un'assistenza. E la facciamo in questo orario, lunedì alle 8:30 alle 13. C'è anche una mail eventualmente se avete esigenza con l'orario di contattarci. E cerchiamo di darvi una mano su assistenza quando avete delle situazioni di difficoltà o richieste, se magari prima di qualche altro, pensando a questa soluzione. Potete anche per avere qualche informazione in più prima di procedere a eventuali contatti. Qualcuno di voi ha già avuto modo di chiamare l'assistenza? No. Bravissimo, Gio. No. Ok, no, lo chiedo perché effettivamente io andando un po' in giro, più di qualcuno mi dice che è contento dell'assistenza e non è una cosa scontata, non è scontata. Poi può capitare anche che risponde di lì, è lì la sfiga. Se capita per voi, purtroppo siete sfigati, ma ci sono altre persone. Sono un gruppetto di ragazzi fantastici, cerchiamo di dare una mano, ovviamente al telefono si riesce a fare quello che si può, ma bisogna andare un attimino oltre, cerchiamo di collegarci da remoto. C'era la speranza alcune in questa situazione, vedere assieme all'installatore quello che succede, perché se no al telefono cosa vedi, cosa non vedi, cosa leggi, diventa lunga. Quello che riusciamo a fare, ci proviamo, poi c'è il Simone. Se si riesce in quel momento sì. Se su quelli pure radio ci mandate una mail, ci bene. I sensori cablati, c'è una domanda che ho fatto a Simone, c'è un'idea di si vorrà nelle varie espansioni, si faranno in futuro di mettere i sensori di 4 5 su bus. Se passa i piani di sviluppo anche di avere dei sensori bassi. Okay. Abbiamo avuto una conferma di recente.
la droga non sapevo, non eri sicuro. Adesso invece abbiamo la certezza, non è a breve termine, però sì, c'è anche quello. Sì, diciamo che il discorso non è tanto tanto di avere il dispositivo che comunica su 4.5, avere un sensore che funzioni. No, ma la cosa interessante di vedere a livello dei segnali del PIR. Sì, è interessante. Quando ci sono falsi allarmi, cioè, più facile risolvere. No, no, quindi c'è quel livello lì, soprattutto per gli esterni. L'esigenza credo che sia il 99% sull'esterno, sull'interno. Diciamo che una volta che uno l'ha tarato, a meno che non vengano fuori miracoli, difficilmente vado a ritoccare il sensore all'interno. Magari qualche difficoltà si può riscontrare. Comunque ci stiamo lavorando. Non ho date, so che ci stiamo lavorando, però delle date non puoi mettere mai. Sicuro da Simone, dobbiamo uscire. E bene. Quindi passiamo subito a vedere la centrale, per fare una pausa o qualcosa. Farei anche una pausa un attimo, se siete d'accordo, ditemi voi, e così poi partiamo con la parte di programmazione. Vedete, entriamo un po' più sul vivo, diciamo, del gioco. Aspettiamo un paio d'ore di pausa. Allora, io vi farò vedere come si entra nella centrale e come funziona. Allora, per la vostra gioia, io userò un modo più complicato possibile. Che, come abbiamo parlato prima, qua c'è la porta USB. Adesso il computer per fianco mi collego alla centrale con il cavo USB, questo. Apro il mio browser e metto l'indirizzo 1. PS, non lo so, ho fatto completamente, basta, non lo fa nulla. L'altro modo è tirare il cavo da qua, collegarlo al computer, mettermi dando l'1100, come faccio in qualsiasi telecamera, faccio il computer, che sia. In questo caso io non ho modo di arrivare fisicamente se non agganciarmi alla stessa rete dove è collegata la centrale, perché l'ho già collegata su un user e dentro una valigia c'è un 4G. Sulla scheda ci sono anche dei LED, ovviamente. Questi LED sono qui per darvi l'indicazione di come sta funzionando la centrale, anche senza entrarci dentro. Quello che volevo farvi notare in questo momento è che ce n'è uno con scritto cloud. Significa se è acceso la centrale, si è già connessa al cloud, se è spento non ci riesce. Quindi io ho fatto semplicemente preso centrale nuova, collegata a questo router che è normalissimo, che sono un router 4G, è già riuscita a collegarsi al cloud. Quindi questa centrale è già connessa al nostro cloud, poi bisognerà registrarla, procedere anche questo, e siamo già a posto. Quindi senza neanche entrarci dentro. Ora ci entrerò dentro per mettere in funzione. Come faccio? Mi collego con il mio PC allo stesso router, la cerco sul router con rete, quello che preferito, quello che usate, basta cercare del MAC address della centrale, che corrisponde, le ultime 6 cifre del MAC address della centrale corrispondono all'ultimo della centrale. Questo codice che trovate sulla scheda ce n'è uno, qua ce n'è un altro, quindi vado a leggere le ultime cifre, faccio la ricerca, vedo che indirizzo ha. È il modo più complicato, perché altrimenti il cavo USB mi collegava al centro. Canzonamento. Ho fatto un po' di cose. Un po' mi viene fuori anche a capo adesso. Io devo vedere qual è la centrale. Questo non è più un interesse. Allora, dice che ha trovato questi dispositivi collegati su quel router.
0.0 cc. Quindi c'è una valigia, perché anche lei è collegata sullo stesso punto, c'è una media 64 dentro, quindi questa. L'altra è 0 a 0, 0 1 b 0, e lo IVB questa valigia. Quindi so che quell'indirizzo corrisponde a questa centrale. Questo l'ho fatto in qualsiasi strumento di rete, uso questo per comodità, ma qualsiasi fa la stessa cosa. Quindi cosa vado a puntare? L'indirizzo che ha la centrale su quel router. Apro il router. Metto HTTPS. Sono dentro la centrale. Ho fatto prendendo l'indirizzo che ha segnato il router, che era collegata con USB, li mettevo invece di 7 nella 82, 83, se la collegavo direttamente al computer avrei messo 100. Quindi i modi sono in pratica tre, o con USB o con LAN, punto punto della centrale, o individuando qual è l'indirizzo che ha la centrale sul router. Questo va fatto la prima volta. Quando il sistema è in funzione, sulla tastiera vi appare il menu con l'indirizzo che ha la centrale, quindi non mi serve neanche prendere lo strumento di rete per cercare, vado sulla tastiera, l'indirizzo hai 1.1.6.8.7.101, quindi lo saprei già direttamente da stare impazzito. Ci entro dentro con il codice 0.0, accendi. Siamo dentro la centrale. Questa è l'interfaccia che si presenta quando si entra nell'home page, nella pagina principale delle centrali Medea, dove c'è l'IVB centrale, l'IVB che è quello che ho trovato l'etichetta, riportato anche qua, lì c'è anche il tasto per generare il QR code, laddove quello che c'è sopra in rete è leggibile, viene perso, quello che sia, il QR code si può sempre generare in qualsiasi momento e utilizzare anche in questo modo, anche perché questo è il mezzo per far sì che si venga a carico la centrale sia per l'installatore che per l'utente, scarica l'app, il quadro, il qualcosa è fatto. Poi l'indirizzo che ha la centrale ovviamente su router è 7.101, software, questo è l'ultimo rilasciato, 2.0.108, la versione firmware, qua quando c'è un aggiornamento disponibile, a parte comunicarlo sul portale installatore, trovate gli aggiornamenti, trovate tutto, qua parlo di concetti che è disponibile. Poi, dicevo prima, volete farlo o non volete farlo, è necessario o non è necessario, da verificare un attimo, però quello che dico sempre, magari avete fatto l'impianto con questa versione, per le vostre esigenze va benissimo questa, non è che dovete per forza aggiornare la centrale, potete lasciare questa versione. Se c'è una versione che aggiunge delle funzionalità che vi servono, allora aggiunto la gestione di un dispositivo di un'altra marca che stavo aspettando, c'è la versione che lo gestisce, aggiungo la centrale del posto. Anche i moduli si aggiornano alla parte periferiche basse, quando vado in configurazione periferiche basse, eventualmente se ci considerate il firmware, quello lo aggiorno sempre se ci sono gli aggiornamenti, sempre da queste pagine, nel senso non è obbligatorio comunque. Tranquillamente. Nome impianto è quello che appare lì in alto, questo serve per capire in quale centrale sto entrando. In fabbrica c'è il sistema di fusione Medea, Porta Rossi, Casa Bianca. Qui abbiamo le segnalazioni, segnala tamper dell'ingresso a bordo, ovviamente sono in fabbrica con bilanciamento, quindi non c'è collegato nulla, quindi segnala tutte le anomalie sul tamper. Quindi se ci fossero altre anomalie appaiono, un guasto, quello che sia, la batteria scarica, che appare tutto qua in questa parte. Quando non ci sono anomalie, vi appare una spunta verde. Qui abbiamo lo stato della connessione, connettività ottenuta con la LAN, va a discriminare anche con quale modo LAN, se uso Wi-Fi, mi appare Wi-Fi, se uso 4G, e qui connessione al cloud, che rispecchia quello che c'è sulla scheda, rete cloud è acceso di conseguenza. Da un'informazione alcune, non c'è la diagnostica di tutti i dettagli, però ci sono alcune, queste sono delle fondamentali, tensione di alimentazione, l'alimentatore interno, la batteria, l'assorbimento su bus, quindi quello che è stato collegato su bus, il totale degli assorbimenti,
carica batteria, se la batteria è carica o meno, in questo caso la sto solo mantenendo perché è già carica, 0 mA. Se si è caricata la batteria, anche lì il prezzo di quanto sta sopravvivendo. Moduli opzionali, qui appare quello che è collegato sulla scheda, sul connettore d'opzione. Io ho messo un po' di moduli per farvi vedere cosa posso fare. Modulo 2C, posso fare chiamate, SMS, chiamate alla vigilanza, sia in formato IP, usando la parte GPRS del modulo. Non mi consente la connessione al cloud, quello prima ho indicato modulo 4C. Se serve il modulo, per sé, per fare solo chiamate con SMS, quello del GIM va più che bene. Se voglio utilizzare il modulo GSM anche per il backup sulla connessione cloud o per connettermi al cloud perché non ho una rete per dove lasciarmi, utilizzate quello 4G. Quello 2G non mi consente la connessione al cloud. ZigB è il modulo per gestire la parte di domotica, che c'è una presa comandata dopo procedere con il servizio. Modulo Wi-Fi l'ho montato per l'esigenza, magari non ho una rete dove collegarmi col cavo, uso abilito il modulo Wi-Fi e collego la centrale con il modulo. In fondo, gli ultimi 10 eventi dello storico evento. Poi nella pagina storico evento ci sono tutti, ci sono solo gli ultimi per capire cosa è successo sulla centrale. I menu sono qui. Esci per uscire e rendere di nuovo operativa la centrale, ma quando si accede alla media control come accettare manutenzione, quindi il sistema si ferma, l'utente non può fare più nulla, né da tastiera, né da app, né in manutenzione. Esci di nuovo libero. Home è quello che abbiamo visto. Configurazione e programmazione dei nostri cautivi sono in ordine. Quando si mette in funzione impianto da zero, si segue l'ordine logico. Se si fanno interventi successivi, vado in maniera mirata. In questo caso, vado in ordine perché la centrale è finita, quindi è nuova. Unità centrale, vado prima cosa a configurare la scheda, accettare la scheda principale. Parametri generali. Parametri generali, vado a mettere il nome che appare in alto casa rossi, scelgo la lingua, cosa si intende, come appaiono questi menu, come la tastiera dà le informazioni, come verrà convertito in audio quello che scrivo. In italiano quello che scrivo, scriverò in italiano, viene convertito. Metto in inglese, scriverò in inglese in tanti, verrà convertito in inglese. Se metto in inglese, poi scrivo in italiano, non facciamo anche la traduzione di quello che scriviamo, quello non sappiamo ancora fare. Allora, poi zona geografica si installa la scheda centrale, modo d'uso e la conformità con la normativa. Trovate il modo 3 perché c'è sono certificati, non possiamo mettere in modo diverso, quindi non ci danno la certificazione. Quindi utilizzate il grado 3, lasciate il modo 3. Utilizzate il grado 2, lasciate il modo 2. Se non utilizzate nessuna delle due certificazioni, mettete in modo 0, che magari sia voi che il cliente poi ci capite qualcosa. Nello specifico, qua mi dice che vengono modificati dei parametri. Nello specifico, ad esempio, quello che viene fuori in semplice da comprendere è la tastiera. La tastiera ha delle icone dove dà delle informazioni. Che succede? C'è per esempio l'informazione dell'impianto in seguito. Si accende un'iconcina a forma di casa. Grado 3, il cliente non vede neanche se l'impianto è inserito. Questo è quello previsto dalla normativa. Più un'altra sono tante altre cose che deve fare la centrale a livello pubblico. Non dare informazione a meno che non si fa un codice. Se si sceglie il modo 2, quindi il grado 2, viene sbloccata l'iconcina. Il cliente può vedere se l'impianto è inserito o meno, ma comunque non può vedere altre informazioni. Sono gli allarmi, che sono dei guasti, bisogna sempre fare un codice. Quindi questa è la parte, la punta dell'iceberg della normativa. Poi se andiamo ai dettagli non riusciamo più a fare, però quello che potete fare è fare un impianto certificato o meno. Per quanto riguarda lo procedere oggi, direi che lo faccio non certificato, ci semplifichiamo un po' la vita. Ok, quindi modo di uso, sceglie 0. Codice antirapina, se si vuole utilizzare il codice antirapina, se lo sappiamo di cui stiamo parlando in dettaglio. Modello centrale ora, info display significa cosa? Visualizzano le tastiere sul display. Questo succede se fabbrica da modello centrale date ora,
eventualmente il cliente gradisce sapere se l'impianto è inserito o meno e nel dettaglio anche quale parte dell'impianto è inserito, scegliendo stato impianto fare un sinottico dei settori inseriti o meno. E qui c'è un'altra voce che è importante da andare ad impostare, cioè la batteria che abbiamo montato. Fabbrica accettata 7 ampere, quindi sono trampini perché c'è già quella da 7, è importante sceglierlo per andare a gestire in maniera ottimale la batteria. Se l'eticanza non lo settate non succede nulla della batteria. Però immaginate, lascio 7 ampere e poi monto quella da 18. Per la centrale ho messo la batteria da 7. Quella da 18 la carico dopo 3 giorni, però se va bene. Se faccio il contrario, scelgo 18, prendo una 7, caricherò questa batteria da 7 ampere in maniera eccessiva, la batteria dura meno, invece di darmi 2-3 anni di funzionamento, dopo la camera. Questo è importante. Scegliete il modello, l'amperaggio di batteria che avete. State ora in automatico se accettate connessa internet, volendo state alla proprietà che costava voi manualmente. Lasciate così se accettate connessa, così lo prende in automatico. Aggiornamento della centrale da cloud, c'è aggiornamento disponibile. Cosa devo fare per aggiornare la centrale? Vengo qua, faccio avvio, se c'è l'aggiornamento lo trova e mi chiede se voglio farlo o no. Basta. L'aggiornamento parte. Quello che è previsto, i comportamenti sono due. O la centrale si aggiorna tenendo tutto quello che c'era, o la centrale non si aggiorna e la ritrovate come era. Non ci sono altre condizioni possibili. È tutto stato progettato per far sì che ci sia un controllo di quello che viene scaricato, che viene applicato, quindi non c'è l'impianto che vado ad aggiornare, me lo trovo che funziona più. Questo è il concetto. Questo messaggio appare ogni 10 minuti, per ricordarmi che in questo momento la centrale non è operativa, quindi non può usare né la tastiera, né l'app, né il touch, non può usare niente. Magari io sono qua adesso e dico ok, va bene, continuiamo a programmare perché sono davanti alla centrale. Magari sono dovuto scappare, non sono uscito e il cliente è salito alla centrale. In questo modo con quel messaggio, se io tocco niente, in automatico esce e il cliente ritorna in possesso del cliente. Qua sempre quel messaggio. Poi, qui è previsto anche l'aggiornamento della centrale da file, che significa ho un impianto che non è connesso alla rete, quindi al cloud, ma comunque effettuare gli aggiornamenti, sul portale installatore che ho indicato a voi, trovate il file da scaricare per poter aggiornare la centrale caricando un file. Poi, qui c'è una voce impostazioni avanzate e quindi trovate, per esempio, quello di cui parlavo prima, la velocità di comunicazione sul basso, quindi ho la periferica lontana da comunicazione non al 100% ma al 50%, vado lì, provo ad abbassare, magari vado a step, la velocità in modo tale da cercare di recuperare la qualità di comunicazione. Per quanto riguarda il funzionamento della centrale non cambia nulla, è indispensabile se è 115.2, che la tastiera che è la periferica che ha più informazioni da inviare, anche a 9.6 è praticamente la stessa. L'inibizione all'arma in manomissione vale sempre per quello che è collegato sul basso, questa periferica, l'espansione più lontana che ogni tanto si perde, posso andare a impostare che dopo un certo numero di allarmi in manomissione la centrale non continua a dirmelo, è sempre un palliativo per andare poi a sistemare la cosa, per forza il cavo, cerco di capire qual è la difficoltà. L'ultima voce, quella che è riferita al basso, per la mano. Sì, l'ultima voce è verifica avanzata con disabilità data. Questa è di fabbrica disabilitata perché in fabbrica diciamo che la centrale sia collegata solo con la rete data. Nel momento in cui vado ad aggiungere anche il modulo GSM 4G, vado ad abilitare questa voce. Questo è quello che mi consente di far sì che la centrale controlla che ha la connessione di rete attraverso la LAN o il Wi-Fi. Se manca, passa al 4G e poi torna eventualmente quando ritorna. Se si è allungato, c'è solo la connessione LAN o Wi-Fi, non serve abilitare questa voce. Se si aggiunge il modulo 4G, è indispensabile abilitare questa voce. Io metti Simon un po' 4G, ma non mi interessa non su. Non serve abilitare. Sì, metto il modulo 4G solo per chiamare. Questa è solo per la parte LAN. Poi,
l'ultima voce è export diagnostica. Ci tengo a dire quella serve perché abbiamo anche pensato a come darvi una mano laddove ci fossero difficoltà. Spesso e volentieri ci arrivava in passato, ci arrivavano chiamate, il cliente mi ha chiamato lamentando che la centrale ha fatto qualcosa, ma non ho capito cosa, non so cosa ha fatto, però si lamenta. Diventa difficile una mano, non so neanche di cosa stiamo parlando. Quando si fa questa, si usa questa funzione, sporta diagnostica, la centrale tira fuori un file, PIN, dove dentro c'è tutto il log della macchina, quello che fa la macchina quando sta lavorando. Questo file, ce lo mandate, il nostro ufficio tecnico riesce a capire esattamente cosa stava facendo questa macchina durante il suo lavoro. Se c'è un qualcosa che non andava bene, loro lo capiscono da questa, analizzando questo file. Quindi è un modo per capire cosa succede e dare una soluzione, senza dover stare mesi magari a cercare di capire che cosa. Questo abbiamo previsto per darvi una mano laddove ci fosse bisogno. Non si usa quindi, è lì solo per casi di emergenza. Allora, poi, nel momento in cui fanno delle modifiche, vedete cosa succede? Il menu dove ho fatto delle modifiche, diventa il cassetto, qua ho fatto delle modifiche, ma le sto facendo sul mio computer centrale, in questo momento non mi sa nulla di quello che è stato. Per rendere effettive queste modifiche, ho il mio tasto applica. Applico le modifiche, la centrale si invia via con le modifiche, riprendendo in carico le modifiche. Si può fare l'applica ad ogni modifica, ma lo sconsiglio perché la macchina si invia e poi ci può entrare. Lo fate dopo aver fatto una serie di modifiche che vi interessano e si applica ad un controllo. Eventualmente, devo andare via anche in questo caso, che succede? Tra 10 minuti esce da sola, ma non perdo niente, resta. Se invece so già che me devo andare, faccio sospendi, sul PC restano le modifiche che ho fatto, quando torno a ricollegarmi, ritroverò le modifiche che ho fatto e le applico in un secondo. Quindi passo a moduli opzionali, qui c'è parametri telefonici generali, priorità linea, cioè sia il modulo DSTN che il modulo DSM 2G e 4G. Vado a dire alla centrale quale utilizzare, se sono mandati in pratica, come prioritario. Quindi se un modulo PST, il modulo della centrale, fa le chiamate prima con la linea logica e poi con quella digitale, metto PST, se non riesce con quella, fa con il modulo GSM. Oppure viceversa. Ritardo chiamata, posso ritardare di delle chiamate. Cito chiamata da codice, che significa ho impostato dei numeri per chiamare, numeri. I clienti ricevono le chiamate, dovranno dire alla centrale per capire. Posso scegliere come gestire questo comportamento, cioè ogni cliente, ogni numero che ho messo dovrà dire ho capito, scelgo poco chiamate a questo numero. Quindi ho messo tre numeri, ognuno di questi numeri dovrò fare sulla tastiera del telefono, codice di blocco che è 1252. Ora posso scegliere che il primo che fa il codice di blocco fa smettere tutte le chiamate. Quindi scegliere. Non si vuole gestire questa funzione, il cliente deve sentire tutte le chiamate che fa la centrale, mentre non è stato. Scegliete sempre voi come si deve comportare. Dopo ciclo chiamate da codice sulla tastiera. Il codice è sempre lo stesso? 1, 2. Quando voglio, dopo il bip. Non c'è nessun bip. La centrale chiama, il furto casa rossa è 1, 2. Non ti serve attendere che mi dica tutto quello che è un cliente. Probabilitato. Abilitato di fabbrica e disabilitato, quindi 1-2 non serve a nulla. Se l'ho abilito, scelgo su o abilitarlo. Sempre lo stesso. Il codice di blocco è sempre 1-2. Poi la tastiera, sono lì in casa, ho fatto partire anche furto per sbaglio. Vado sulla tastiera, faccio il mio codice, che equivale a fare il codice di blocco sulla chiamata, quindi smette di fare le chiamate. Backup del sorvegliatore e supervisione del conto ATD e ovviamente per la vigilanza. Ho una centrale che manda gli eventi di allarme a questi di vigilanza. Con backup del sorvegliatore vado in automatico a gestire, non mi risponde la prima vigilanza in cui ho stato, mando gli eventi alla seconda. Lo tolgo,
manda solo ovviamente al primo livello. Su previsione contatti D, alcune vigilanze richiedono l'esistenza in vita delle centrali. Vado di postare ogni quante ore la centrale manda all'istituto di vigilanza, ci sono, sono viva, sono viva. Poi tipo di invio, B, modo 1 e modo 2. Modo 1 è quello certificato dalla normativa. Esempio, l'unico che posso fare è sempre sulle chiamate voce, ma tre numeri, voce, per esempio. Modo 1 chiama al primo, il primo non risponde, chiama al secondo numero. Si aspetta che chiama il terzo, non è così, la normativa prevede che vi prova a chiamare il primo, si può chiamare il prima possibile, si pensa che magari il primo non si è liberato. Non vi piace questo modo, modo 2 diventa sequenziale, chiamo il primo, secondo, chiamo il terzo, chiamo il primo, secondo. Qui ho la parte dei moduli disponibile 2G. Va ad indicarmi anche quale modulo ha trovato, abilita modulo, gestire il modulo 2G, per fare che cosa? Per mandare chiamate SMS, non mi serve fare altro, lo abilito, metto una data di scadenza per avere un avviso sempre verso il cliente di quando scade la SIM, posso eventualmente gestire PIN se sulla SIM non si può togliere, posso sempre togliere, se non si riesce la posso comunque gestire, test presenza di GSM, fa un controllo periodico della presenza del SM, abilita dati nuovi. In questo caso sto parlando del 2G. Anche impostando questa parte non si mette un background. Il conto del 2G mi servirebbe solo per inviare la vigilanza. La vigilanza in formato NP, quali quelli più recenti, quindi possiamo gestire anche per il modulo del 2G. Nel caso del modulo 4G è indispensabile abilitare questa funzione per utilizzare il modulo per la connessione dati. Qua è inserito l'APN dell'operatore, della SIM che inseriamo nel GSM. Poi, modulo PSTN, non disponibile, dove fosse disponibile vado ad abilitare e vado a gestire tutti i parametri di controllo della linea e tutto quello che serve. Modulo GSM, ho saltato questa parte. Modulo GSM, questi parametri si impostano all'estero, in Italia basta mettere la PN. Qui posso andare a personalizzare ogni quanto fa il test con GSM, fabbrico ogni ora, e fa 5 tentativi, che significa ogni ora controlla, cercando. Voglio renderla più selettiva, diminuire l'intervallo, posso andare fino a 15 minuti, fare tentativi o meno tentativi, cerco io, personalizzo il controllo del campo GSM. L'ultima voce è il jamming sul modulo GSM. Arrivano, provano un impianto particolare, poi devo tenere sotto controllo anche la comunicazione GSM. Abilito il jamming, se qualcuno prova a disturbare il segnale GSM che arriva in casa, quindi cade la comunicazione della centrale, il modulo GSM in autonomia segnalerà il jamming. Mi stanno jammando, non riesco a comunicare. Come togli l'impianto? Il modulo SB. Il modulo SB è montato per gestire, in questo caso, con il modulo di domotica che la faccio vedere, quindi lo abilito. Modulo Wi-Fi, se volessi utilizzarlo, non un po' lo abilito, in questo caso non mi serve perché ora la centrale è già connessa con il cavo. E vado oltre. Controlli automatici, qui c'è la parte che si chiedeva prima. Ritardo, segnalazione, mancanza rete. La mancanza rete può essere segnalata sia in modo istantaneo, posso dire avere manca rete elettrica immediatamente comunque. Chiamate, sms, quello che sia, manca la rete elettrica, oppure la possibilità di inviarlo dopo un certo tempo. Intanto segnalazione mancanza rete. Qui vado a scegliere dopo quanti minuti che è mancata la rete elettrica mandare eventualmente la segnalazione. L'altra voce è il test batteria. Ogni 24 ore la batteria viene controllata, se è 100 o meno, si può andare a modificare, farlo ogni ora o ogni 2 ore, quindi è un'esigenza vostra. Scegliete voi ogni quanto fare il test. Notifica ciclica è simile alla parte di supervisione delle vigilanze, ma è pensata per il cliente. Il cliente gradisce sapere anche lui se la centrale è viva. Quindi posso impostare magari che tutte le mattine alle 11 e arriva sull'app una notifica della centrale. Posso scegliere anche questo, metto 24 ore su 24, qua metto
alle ore 11 e poi scelgo l'intervallo 24 ore, significa che ogni giorno alle 11 questa centrale manderà una notifica sull'app o una chiamata o un sms per dire che è la centrale. Poi parte radio, questa parola è 868 CP è indifferente, supervisione, la parte radio 868 è bidirezionale ovviamente, come dicevo prima, la parte radio è bidirezionale, quindi significa che oltre a mandare l'informazione c'è anche il controllo, se la parte radio è in contatto, quello che sia, è vivo, perché parlano e danno l'informazione alla centrale di assistenza in vita. E vado ad impostare dopo quante ore. In cui eventualmente un dispositivo radio non sta più comunicando, segnalare il supervisore. Porto è stato danneggiato. Jamming, stesso discorso del modulo GSM, anche per la parte radio 868 che sia, possiamo segnalare eventualmente se qualcuno sta provando lo studio. Connettività, ultima voce della centrale, qui vado a scegliere porta LAN abilitato o meno, DHCP abilitato o meno, scegliete voi, non parlavo della centrale di fabbrica, ovviamente, come dicevo prima, per l'emissione automatica, se su una rete particolare bisogna mettere dei parametri specifici, si mette di DHCP off e si mostra un parametro. Vale per la porta LAN, vale per il modulo Wi-Fi, la voce e la possibilità che la centrale si connetta o meno al cloud. Alcune installazioni non è possibile che una centrale in conclusione si colleghi al cloud esterno. Non è il caso nostro in Italia, non succede quasi mai, all'estero magari succede, si può disabilitare la centrale, non utilizzerà la connessione. Periferiche ZigBee, periferiche bus, pardon. Qui ho tre notifiche fatte e non le ho applicate. Qui siamo nella parte di gestione delle periferiche bus, quello che è collegato su bus 45. Cosa posso fare? Come dicevo prima, posso avviare la ricerca delle periferiche in automatico, perché sono già collegate, oppure posso aggiungerle a mano. Io ho la possibilità di aggiungere un'espansione manualmente. Cosa succede? Vado, mi aggiunge l'espansione 1, vado con doppio clic sulla riga, mi chiede di mettere il segnale espansione. Il segnale lo trovate su ogni espansione. Qui c'è un etichettino, il segnale sotto. Mi posso, anche senza accenderla, dire alla centrale, guarda che dopo ci sarà questa espansione piuttosto che un'altra, in modo tale da poter proseguire con due e programmare tutto per poi montarlo da qui. Per essere domani che quanto ci impiega? Quando ci impiega un minuto massimo, quindi dipende da quante periferiche ci sono. E perché questa necessità di aggiungerlo manualmente? Perché magari qualcuno vuole prepararsi l'impianto in ditta senza collegare fisicamente con pezzi di cavo il bus, dice la prestazione la monto poi dal cliente, non mi interessa accenderla, però voglio configurarla. Se non la tiro dentro non posso comodo. C'è chi lavora in questo modo. Sì, che creare virtualmente l'impianto e averlo poi in pratica. Sono scelte installative, pensate, quella più immediata è, tanto una sola espansione alla tastiera, la collego un attimo, la tiro dentro e poi la faccio. Quindi, se avessi magari 10 di espansioni, collegarle tutte e 10 prima di andare al cliente, magari ci perdo un bel po' di tempo, faccio prima a metterle manualmente. Okay. Quindi in questo caso lo facciamo in automatico. Faccio semplicemente avvia ricerca. Ora, qui ci sono delle modifiche. Sono prima le modifiche che potete applicare quando volete, a meno che non sia richiesto dalla centrale. In questo caso, se clicco su avvia ricerca periferiche, abbiamo previsto un warning. Attenzione, io riparto per cercare le periferiche, quello che è modificato lo perdiamo. Dove è indispensabile fare prima applica, abbiamo previsto questo messaggio. In questo caso, se io cassi su OK, centrale parte a cercare le periferiche, ma mi perdo tutto quello che ho fatto. Quindi faccio nulla, faccio un attimo applica, poi faccio partire la ricerca. Il meccanismo è questo. La resta ripartendo, se di nuovo qua ci metto una decina di secondi a ripartire, poi posso vedere. Promozione da centrale, salvo salvarla in una copia. Cioè, l'ultimo serve proprio a salvarci tra
Questo è un principio su cloud. Non si può dare un'idea di che cosa è cambiato rispetto a prima, se la torno prima c'era solo connessione, adesso c'è anche guasto. C'è guasto perché ho abilitato il modulo, ma non c'è la SIM. Che non ho messo la SIM, è voluta la cosa. Faccio la SIM. E quando torniamo in configurazione, periferiche basse, ora. Raccontato una di questa centrale, qua c'è sul basso collegata un'espansione radio, col suo caretto, un'espansione punti, una tastiera e un lettore di chiave. Sono collegati, quindi va facile collegare quattro fili. Questa è la presa di domotica che poi dopo, Ora cosa faccio? Avvio la ricerca, centrale fa la scansione, quello che c'è sul basso, ci dirà cosa ha trovato. Questa operazione, dicevo prima, impiega un minuto, massimo due, dipende da quante periferiche ci sono, quante rispondono, comunque non più minuti, il tempo è quello. Oltre a questo tempo, la centrale smette di fare la ricerca, dice eventualmente non c'è più niente, perché vedo questo qua a cercare. Man mano che i dispositivi vengono trovati, vanno ad accendersi dei LED che ci sono a bordo, cioè proprio un LED che indica la comunicazione con basso. In questo momento sono spenti perché non stanno ancora parlando. Quando cominceranno a parlare con la centrale si accenderanno questi tempi. Ce n'è uno, anche sull'espansione radio ce n'è uno, la tastiera comincia a prendere vita e il lettore è l'unico che non si vede perché non ha LED esterni se non quelli per vedere lo stato dei settori, ma poi vediamo se funziona anche quello. Che comincia a lampeggiare, significa anche che questo è il tempo che ci deve risolvere. Sulla tastiera. La tastiera appare questo messaggio, connessione remota attiva. Questo sta ad indicare che il sistema di manutenzione non è utilizzabile. Questo appare quando si entra o in locale o da remoto nel nome del. Se non si esce da qua, la tastiera non è. Allora, ho trovato un'espansione filare e qui abbiamo previsto che cosa? Una serie di tasti funziona per ogni periferica basso. In più, fatto delle prime, aggiungere manualmente. Modifica per modificare quello che c'è su questa riga, sostituisci dopo l'espansione, l'ho configurata, l'ho programmato, ho fatto tutto, si guasta. Non mi sconosciuto, si guasta l'espansione, cosa devo fare? Mi pare più adattato? No, seleziono, vado lì, smonto quella guasta, metto quella nuova, vengo qua dentro, seleziono quale espansione voglio sostituire, sostituisci, la nuova espansione verrà presa in carico e nel frattempo verrà anche passata la configurazione, la programmazione che abbiamo fatto. Dovete riconfigurare il programma di meno è per rimuoverla, CSV PDF per stampare in Excel un PDF quello che mi piace. Poi ci sono questi tasti, localizza e quindi localizza. Cosa serve? Fare questo. Io ho una sola espansione, è facile capire qual è. Immaginate avere un impianto, ci sono 10 espansioni, quale sarà adesso la 1? E lo fate in questo modo. Quindi quando abbiamo più espansioni, per poi capire qual è stata presa come 1 e così via, uso questa funzione. L'ultima voce è quella per l'aggiornamento. Eventualmente ci fosse un aggiornamento firma per espansioni, da qua si sul portale installatore viene pubblicato l'aggiornamento, si viene qua, si fa aggiorna, si carica il file e si aggiornano tutte le espansioni presenti. Quindi questi tasti li troviamo su tutte le periferiche bus. Questo discorso vale per l'espansione radio, fatta una sola, ovviamente stessi tasti, vediamo le espansioni ci sono anche qua, in più ci sono tasti ricerca periferiche e rimuovi periferiche. La stazione radio deve, ci serve per comunicare con la parte radio, quindi lei che si occupa della comunicazione,
Quindi cosa faccio? Per prendere in carico parte 8-6-8 che gestirò su questo impianto, mi vado ad acquisire sull'espansione RAD. Qui c'è un contatto, quello con gli ingressi aggiuntivi, e un telecomando, ho messo solo questo. Come si tira dentro? Semplicemente cliccando sul pulsante acquisizione periferica. Qui la centrale si mette nella condizione di avvio, quindi ci chiede se applicare, se ho fatto delle modifiche, in questo caso non ho modificato nulla. Adesso la centrale, in realtà l'espansione radio è in ascolto, il mio contatto radio ha un pulsante, tutti i dispositivi radio posteriori hanno un pulsante, si preme, si rilascia e l'espansione radio ha ricevuto l'identificativo di questo dispositivo radio, l'ha preso in carico, stesso discorso con il telecomando. Tranne il tasto più va tenuto per 5 secondi, ovviamente il tasto previsto per generare tutti i dispositivi 868 hanno questa prima volta. Si preme per un secondo, si rilascia e finisce. Quando ho finito, salto. Questo è il tipo di dispositivo che ha trovato. Tanto radio, se fosse stato un rosso, vince un rosso. Il concetto è lì, devo identificare in qualche modo. Quindi quando le acquisisco, quello sarà l'uno, l'altro ci scrivo due, tre, devo identificare. Io mi faccio l'altro. Salvataggio in corso. Il centrale salva su interno quello che ha trovato l'espansione radio, in modo tale da permettermi, magari successivamente, di sostituire l'espansione radio che si va a abbassare. Sto facendo in questo momento. Non è solo l'espansione radio che sa dispositivi parla, ma anche la centrale, in modo tale da poter fare questo. Domani si basta con l'espansione radio, non devo riacquisire tutto, metto quella nuova, faccio sostituisci, la centrale le passa le informazioni che aveva quella pezza, deve eliminare anche il tutto la centrale. Quando sostituisce, ma cambia solo il pezzo fisico, resta tutto il resto è come la tastiere, non ci interessano perché abbiamo previsto eventualmente delle tastiere con tasti in gomma, ma non ci sono, ci sono solo quelle che sono ingestive ma non sono disponibili. Tastiere capacitive sono quelle di cui parlavo prima, quella con lettore di chiave e quella senza. In questo caso, già da quel tipo so che è quella senza chiave e lettore di chiave, ma qui è previsto l'acquisizione chiavi, e volendo la tastiera con l'autore di chiave e acquisisco le chiavi, poi gestirò sull'impianto direttamente da... Se ci clicco sopra mi dice semplicemente va bene, la tastiera che stai usando non è l'autore di chiave, riprova. In questo caso vado su vettori e posso fare operazioni di acquisizione chiave. Vettore dice l'appeggiare, prendo la chiave, la avvicino. Meccanismo è sempre quello, cambia tipologia di dispositivo, ma non cambia il modo. Acquisizione, avvicino, vado, continuo con le chiavi che ho, quando ho finito faccio salva. Quindi, periferiche basse, radio, chiavi, tutta la configurazione, perché la struttura di chiavi, quello è nella parte di configurazione. Ora, manca, per quanto riguarda la configurazione, come parte che gestiscono, questa. Questo è il modulo di domotica più semplice da utilizzare. La presa passante con la ventola è adattata da qualche parte, devo accendere le luci, devo fare qualcosa, devo toccare l'incantetto. Ma... quello che mi serve per gestirlo ovviamente è il modulo ZigBee, che è montato sulla centrale. Quindi cosa faccio? Vado su configurazione periferiche e qui come per l'espansione radio sono i tasti di acquisizione. Emozione serve sempre, magari quel modulo ZigBee era già montato, ho fatto delle prove, quello che sia, voglio ripirlo, quello che c'era dentro uso il remove per il tempo. In questo caso è finito, quindi faccio acquisizione per il tempo. Anche questi moduli ZigBee hanno il pulsantino, come per quelli 868. La differenza è che su quelli 868 si preme e si rilascia,
per esempio, bisogna tenerlo premuto fino a quando il LED che c'è sul dispositivo non lampeggia, significa ho trasmesso. Sull'istruzione è riportato 10 secondi, poi tenete premuto fino a quando non lampeggia, anche senza contare che si fa prima, che magari uno conta troppo veloce, l'altro conta troppo lento. Diciamo che l'importante è rilasciare dopo che ha dato il lampeggio di trasmissione. Fatto? Fatto un lampeggio, trasmesso, poi ha lampeggiato due volte perché ha ricevuto dalla centrale, dal modulo, quindi la conferma, ok, tu hai riconosciuto. E questo è il meccanismo per cui quindi anche il modulo tapparella, per esempio, ha il pulsantino e prego il punto pulsante, vedi un lampeggio quando lampeggio lo faccio. Quando ho finito, anche qua, salvo, cioè la logica non cambia, il tipo di dispositivo, ma il concetto è sempre lo stesso. A seguire le tecniche di vitto. Vediamo come affrontare. Quando tra mesh fanno la stessa centrale o anche a diverso. Vi spiego, due centrali, una in un appartamento e una nell'altra, hanno dei moduli di VD, no? Qual ponte anche tra un VD e l'altro oppure no? Cioè, è la loro rete quella. So. Da punto è una rete mesh, quindi non interessa, la usa per comunicare, poi comunicherà con chi lo gestisce. No, no, è interessante per quello che, ad esempio, se dovessi arrivare al cancello, per esempio, ho detto che l'appartamento, certo, facendo mesh anche sugli altri, ci sono io dietro, ma posso arrivare. Sì, ma l'acquisizione, del, cioè, parlano con chi li ha in gestione. Ma tra di loro comunque devono avere. Ma no, io dicevo proprio tra due centrali diverse che è intanto il modulo che fa dalle pezze. Interessa. Crea la sua rete e crea una. Sì, però non ho capito male. Diciamo di avere due appartamenti vicini, in fondo qua c'è il cancello. Sì. L'appartamento qui dietro ha la sua centrale, il suo sistema, e l'appartamento 2 è si vuole sfruttare l'appartamento 2 per fare comunicare all'attuatore che lo accendi. Quindi tu l'attuatore del cancello, che sarà in strada, esatto, lo acquisisci sia sull'impianto 1 che sull'impianto 2. Sì, infatti quello che dicevo. La comunicazione è una cosa, la rete ZigBee è un'altra. La rete ZigBee la crea per i fatti suoi. Ok, ma io mi immagino tutto il modulo, lui è alimentato. Ma io ho due impianti, come diceva Simone, no? Il secondo me lo collego al cancello con il modulo. La centrale numero 2. Ma la mia domanda è se il comando mi arriva dalla centrale numero 1, che è talmente distante, mi fa da ponte, ad esempio, mi fa mesh con i moduli. Sì, sì, sono due cose diverse. Io accendo dei moduli ZigBee, li accendo e basta. Loro creano la rete, mi interessa sai, caso. Sono alimentati, loro creano la rete mesh. Poi su questa rete con chi parlano, con chi ci sta comunicando. Quindi l'ho acquisito con una centrale piuttosto che un'altra, lui. Il modulo 1 parla con la centrale 1, il modulo 1 parla con la centrale 2, ma la rete si crea lo stesso. Quindi potrei mettere due moduli che vanno sul cancello, sfrutto la seconda abitazione per arrivare. Sì, la comunicazione però è singola, è indirizzata. Il modulo relay parla con un ricevitore, basta, posso acquisire da un'altra parte, perché si scambiano, sono legati. Posso farlo parlare per voi? Moduli ZigBee solo di casa Eco o? Adesso arriviamo anche quello, appunto. Moduli ZigBee è uno standard che abbiamo inventato noi. Quindi i nostri sono quelli che vedete a listino, siamo tranquilli, quelli funzionano, sono gestiti come previsto. Se si parla di attuatori, facendo, che sia Eco che sia la marca, tanto vi devo dire apri e chiudi. Ad esempio, preciso il problema del nostro. Nostro ha un certo numero di regole che posso gestire,
ne monto un'altra mappa che neanche tipo non le posso gestire, perché l'interfaccia che c'è sull'app per gestire il modulo è prevista per... Però comunque lo leggi. Gestire non gestisce, però lo prende in carico come se fosse il nostro. Se ha più funzioni questo volta il nostro, non lo posso fare. È sempre da provare. Allora, per i periferi, allora, telecamere si intende i famosi dispositivi sulla rete di telecamere IP che posso gestire in che modo. Prima mi era difficile un po' farlo solo per la teoria. Qui aggiungo una telecamera. C'ho una telecamera su questa rete. Bene, la aggiungo. Ci vado dentro, la vado a menu. Cosa dovrò dire alla centrale? Che telecamera è e che cosa ci posso fare? Io qua l'abito, descrizione, ci scrivo quello che voglio, telecamera cortile. Qui scelgo la mappa in render. Ecco, Vision DAWA, non appare questa scritta no live. Che significa? Se ho una telecamera Elko, Vision o DAWA, la vedrò poi in automatico sull'app. Se invece sono telecamere state in brand o una telecamera Omnif generica, la posso gestire localmente sulla centrale per avere delle foto in caso di allarme, ma non la vedrò nell'app. È più sensibile di ispirazione che prima avevate detto la luce. Infatti è stato aggiunto, prima non c'era nell'ultima versione, abbiamo aggiunto anche questo dettaglio del no live, perché sennò ricordarsi quale sì, quale no, veniva difficile. Quindi qui c'è una telecamera nella valigia e l'interno è più nostra, ovviamente passa dal qua dentro e la gestiamo. Magnus è un altro brand sempre di Urbet, Bosch sono telecamere di analisi, anche qua appunto le posso gestire localmente, ma non ho no live nell'app, è così. Quindi qua vado a scegliere la telecamera. In questo caso qui c'è una telecamera di Light che è parente di questo brand Emotion. Che significa? In questo caso noi parliamo con questa telecamera con il suo specifico protocollo di comunicazione. Non è solo hobby, è proprio un protocollo suo, l'abbiamo integrato. Ma no. No, non dico. Quindi sono integrate come questo. Allora, cosa vado ad inserire? No. L'indirizzo, la telecamera di cui stiamo parlando è questa. Guardate qua dietro, eccola qua. Questa telecamera è una telecamera che ci può dare le immagini, in questo caso localmente, quando c'è un allarme, e essendo una telecamera che fa anche video analisi, posso sfruttare anche. Qui adesso la sto gestendo solo per avere le foto in caso di allarme. Quindi vado a specificare skill live, poi lo aggiungiamo, come dite, tanto lo stesso protocollo di comunicazione. Indirizzo più username e password della telecamera. Questi sono i dati da inserire. Questi dati bisogna configurare sulla telecamera, non posso farlo da centrale. La camera va accesa, configurata sulla rete, statico, anzi, e poi lo inserisco. La centrale, allora, 192.168.100.100. Password admin, test presenza, non so. Ecco, telecamera rilevata e compatibilità Omnif verificata. Significa che i dati coinciditi sono corretti. Sto parlando con la telecamera. Quindi questa telecamera cosa ci faccio adesso? Vado a dire quante immagini chiederò alla telecamera quando ci sarà un allarme, a prescindere questo allarme di contatto porta, un sensore, in qualsiasi cosa c'è un contatto sulla centrale. In modo tale che il mio contatto porta, in questo caso è semplice, mi metto in contatto, dice la telecamera, va in allarme la porta, la telecamera è lì e la uso per avere le foto in caso. Scelgo quante. Un'altra cosa che posso fare e supervisionarla. Perché farlo? Perché magari la telecamera è importante che sia funzionante, però voglio sapere anche eventualmente se non sta più parlando con la centrale. La centrale sarà segnalato un guasto di comunicazione della telecamera, se ha finito tutto, altrimenti la tengo lì, anche se si spegne la risoluzione. Decidete voi come gestire la telecamera. Chiara questa parte? Salva. In out virtuali.
quella telecamera, come dicevo prima, fa anche di analisi. Quindi posso gestirla come se fosse un sensore. Ecco qua, aggiungo il foro 01 che sta per virtual point, scelgo il tipo e qua metto lo stesso perché tanto è parente di questa emotion. Cioè, cosa andate a fare? A scegliere quale regola di analisi è stata configurata sulla telecamera. Certo, le telecamere vanno sempre configurate come se non esistesse la centrale, altrimenti non fa. Una telecamera dentro ha delle pagine di configurazione dove si programmano le regole di analisi, che può essere il motion, può essere la posizione, l'attraversamento, queste dipendono dalla telecamera che si usa. Cioè, le telecamere poi questo brand, c'è quella che fa tutte queste regole, qualcuna che meno, dipende dalla telecamera. Bisogna conoscere quale telecamera. Stavo guardando qua sul manuale, non c'è tutto. No, questa non c'è, anche perché se è fatto un manuale è raggiunto. Però la parte di... La programmazione mi pare di vedere che per i file che in non c'è. Il manuale è in fase di aggiornamento. Sì, ok, no, no, solo per... Mi stavo scrivendo qua, ok. Vabbè. Indirizzo 1.2.1.8. Era abilitato salvo e io sto dicendo alla centrale prendi il carico i dati che arriveranno da quella telecamera con lo specificato di indirizzo di utente passo che ho scelto quale regola di indirizzo programmato su. Molto bene. Sono avanzate. Questo serve per ricevere informazioni sia sul protocollo HTTPS che quello di sicurezza maggiore o in HTTP che è quello meno sicurezza, ma tanto c'è una rete locale. Questa telecamera, per esempio, le informazioni le manda solo in HTTP. Sono altre telecamere, faccio tipo Bosch o Ignition, che le mandano sia in HTTP che in HTTPS, quindi anche lì bisogna capire di cosa stiamo parlando, con che telecamera. In questo caso questa telecamera le informazioni manda solo in HTTP, se non ha vinto quella funzione, non è. Poi vado oltre, screen, che è quello che Simone ha messo nella valigia, come lo aggiungo? Semplicemente vado a dire che c'è un touch screen, inserisco la descrizione e l'indirizzo IP che ho configurato, qua c'è scritto un dispositivo IP, entro alla pagina, lo metto su indirizzo locale ovviamente, lo metterò qua dentro e qua c'è il codice che aggiungo, vado a mettere nel touchscreen per farlo parlare. Questa è un'operazione da fare. Troverete sul touchscreen l'equivalente di questa pagina dove si inserisce l'indirizzo IP locale, la configurazione locale dove chiede il codice. In base da screen di via. Ma in DHCP, quindi devo cercarlo come... No, no, ma tanto c'è un nuovo bordo. Touchscreen c'è dentro. E gli metto l'IP statico che voglio, sì. Dal touchscreen. Io lo metto sulla rete, lui parte, prende l'indirizzo, okay. Vado dentro e gli metto quello statico che voglio. Lo so che sarà quello che ho preso. Sì, 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 se con mille, sei tranquillo che non vai in conflitto con niente. Poi... Ok. Poi, a questo punto c'è l'ultima parte della configurazione, il discorso dei punti disponibili. Qui cosa viene elencato? Tutti i punti disponibili su questo sistema, quindi quello della centrale, quelli dell'espansione, quello della tastiera, quelli del lettore, poi appare come se fosse un punto generico, quindi su qualsiasi rilevatore, quello della telecamera, o quello gestiamo la telecamera come se fosse un qualsiasi sensore telecamera da coordinare. Quindi cosa faccio? Posso andare a definire per ogni singolo punto come si comporta. Vado su questo, che C sta per unità centrale, quindi la scheda, ed è il primo, quello che si è grafato come. No?
vado a scegliere se abilitato o meno, lo uso o non lo uso, se lo uso va bene, e nel momento in cui lo uso vado a scegliere come lavora. Uso aperto, singolo, doppio, triplo, tappare, ringraziare, tandem, questo vale per tutti i diversi, a prescindere da dove sia, che sia centrale, tastiera, eventualmente. L'altra cosa che posso scegliere è la personalizzazione. Che cos'è? Delle esistenze di bilanciamento personalizzato. E vado ad impostare, nella pagina che trovate qua sotto, l'impostazione avanzata, vengo qui, dico ok, ho già gli sensori con le esistenze di bilanciamento, faccio sempre esempio nella centrale un po' la data di Entron, monta l'esistenza 22K, invece che da 15, quindi ho questo impianto, fatto anche non, MP110, la sostituisco con questa centrale, cioè il sensore con l'esistenza di bilanciamento da 22K, non mi serve per portare niente, poi mi guardo che sono da 22, sono in doppio bilanciamento, quindi qua ci scrivo 22, e salvo, qui c'è anche lo schemino se può interessare, salva, quindi ho definito la mia personalizzazione, vengo qua, quindi guarda l'ingresso 1, invece di lavorare a 15 lavora. Ok? Quindi, allora, questo vale per tutti gli ingressi, quando si tratta di punti, quindi setto 7 serigrafato punto, cosa appare? Oltre che a tipo ingresso e personalizzazione appare modulo. Punto 7 posso scegliere gli altri punti, se l'ingresso o l'uscita. La centrale, base, due uscite, 6 ingressi, 2 punti. 2 punti mi servono come ingressi, va bene, no, ma mi servono come uscite. Quindi punto 7 diventa un'uscita e anche punto 8 io faccio diventare un'uscita. Cioè il mio centrale diventato con un'uscita da 3 elettriche e 6 ingressi. Ok? Puoi configurarle? Sì, assolutamente sì. Qua definisco che sono uscito, poi dopo nella parte di sono uscito ci faccio. Ok, ora questa è tutta la parte di configurazione. Il menu di configurazione finisce con la definizione dei punti come si configura. Ora possiamo dire che la parte più particolare per chi è abituato a usare la MP para 8, la parte più particolare forse è questa, cioè non c'è sulla para 8. No, no, nel senso che qui prima andiamo a definire tutto l'hardware, com'è e come deve lavorare, e poi andiamo a programmarlo. Faccio l'esempio delle zone, sempre che mi sembra la vecchia serie, avevi tutto sulla pagina di sì, che non tutti ingressi. Perfetto. Invece devi prima vai a definirli e poi vai a programmarli, due zone diverse. Ecco. È solo questa, secondo me, la parte più particolare che uno può trovare sul foglio arrivando dalla vecchia direzione. Sì, perché non esisteva l'espansione della città barra 8, della città 108, 8 ingressi, 3 uscite, quindi posso configurare. Quelli sono, quindi questa pagina non esiste sul 500 perché non trovo già negli ingressi, facendo la breve pratica. Quindi qua una volta definito, quindi struttura fatta per il bus, radio, chiavi, quello che sia, parte di tutto, si passa a programmare. Quindi, programmazione, come sempre, c'è il discorso di settori, quindi partizioni, le aree, come voglio dividere pianto per farlo gestire al cliente, oppure la parte per l'area, una parte esterna, una parte interna, magari sono due livelli per piano 1, piano 2, per diventare piano 1, per diventare piano 2, interno, piano 1, questo scegliete voi, non potete gestire. Di sicuro come minimo un settore per il perimetro c'è sempre, esterno, e qui c'è l'iconcina. Descrizione. Dove appare questa iconcina significa quello che scrivo in quel campo, poi diventerà audio in automatico, nel menu genera audio. Poi, modo di attivazione, per ogni singolo settore si va a gestire come si comporta quando faccio l'inserimento. Significa sull'esterno ho delle finestre, dei contatti montati sopra, blocco attivazione, c'è la finestra aperta, non si può inserire.
questa è quella richiesta della normativa. È facile, non si può inserire a meno che non vado sulla tastiera e forzo l'attivazione. Telecomando, da lettore, da autoinibizione, finestra aperta, inserisco automaticamente, la inibisce, poi scelgo se reinserirlo o meno quando voglio, sempre in programmazione. Standard, finestra aperta, inserisco, parto dall'altro, si viene fatto le chiamate. E questo lo fa per ogni singolo settore. Detto, io scrivo esterno e mi va già subito in audio. Lo vado a generare, quindi quello che scrivo è quello che poi sentirò. Esatto. Non posso fare il tuo produttore. Metto esterno per vino e la mi esce fuori, posso scrivere esterno o incidere esterno. Quello che scrivo, no, quello che metto nel campo di descrizione lo uso sia come testo che come voce. Esatto. Aggiungo un altro. Esterno. Assolutamente sì, scritto lì. Poi, fondo, box. Metto parte così, faccio vedere sul lettore, posso abbinare. Se. Io creato, vado a dividere questo impianto su quattro settori, dove metterò i sensori esterni sul settore esterno, i sensori interni sul settore interno, poi no, in un box auto ho messo io contatto, il mio farosso di abbino per settore, in cantino ho messo un contatto un sensore di abbino per settore. Ma significa che quel cliente sceglie se inserire tutto, se inserire sopra la cantina, se inserire sul box, se inserire sul perimetro, sceglie per parzializzare la vita. No, no, lo faccio anche dallo stesso inseritore, tanto da scegliere cosa mi fa vedere su LED e cosa fare, lo faccio. Poi se voglio avere il lettore a 4 LED, quindi la situazione più lineare è avere 4 settori, se accende il LED, ma se posso anche mettere su un LED più settori, in lampeggia, se accende il fisso. Certo che se il cliente vuole sapere quale si è acceso, devo metterne due per avere 6 LED, sembra un po' eccessivo. Perché la tastiera ce l'ha, l'app ce l'ha, magari avvicina la chiave per operare. Tempi provano a scendere. I tempi, questo è il fatto che è impostato in questo modo, ci sono i tempi di sistema, sono tutti, qui c'è anche specificato, questa voce, tutti i tempi come settore 1, significa la centrale lavora con solo questa base tempi. Se vogliamo personalizzare ogni singolo settore come tempi, tolgo questo flag e posso andare a mettere tempi diversi per ogni singolo settore. Questo serve per esigenze particolari. In questo caso, un impianto residenziale con questi quattro settori va più che bene lasciare in questo modo. Qui cosa vado a scegliere? I tempi di allarme e intrusione, significa quale sirena collegata sull'uscita e intrusione, per quanto tempo suona. Ci metto la manomissione, stesso discorso. Gong, qui abbiamo tempi di ritardo, un tempo di ritardo uscita, quindi massimo ingresso ritardato sulla porta, quanto tempo per uscire di casa e poi scelgo tre ingressi ritardati con tempi diversi volendo. Abbiamo messo, di solito si mette un ingresso ritardato e una uscita, se avete più accessi possiamo andare a personalizzare i tempi su accessi. Normalmente si usano questi due, uscita e entrata 1, che è il contatto messo sulla porta. Mettono i tempi uguali su questi due, se no c'è un altro accesso che se il tempo di ritardo è diverso, ci sono. Poi, rilevazione multipla, questo è sempre per l'estensione esterna che magari abbiamo un falso allarme prima, mi allaccio, significa mi dà un falso allarme, appena passa qualcosa, ho passato qualcosa, posso andare a gestire se non lo fa il sensore, invece di andare in allarme appena vede qualcosa, andare in allarme la seconda volta, quindi una conteggio di impulsi che mi dà il sensore. Questa è la finestra di tempo che va a essere gestita, quindi il sensore mi deve dare due segnalazioni entro 120 secondi. Posso andare a modificarlo, posso diminuire questo tempo e posso scegliere quante volte mi deve dire all'anno prima di generare realmente l'uso per i sensori esterni. Quanto tempo? Poi su ogni singolo ingresso c'è quanto volte. Quindi andiamo a vederlo, qui
qua andiamo sugli ingressi e qua cosa appare? Tutto quello che è stato configurato diversamente per un CSMO. Questa parte qua sul 2500, non avendo la parte di configurazione, appare automaticamente tutti gli ingressi, la centrale, delle espansioni, quello che si fa, appaiono solo quelli che abbiamo configurato. Centrale fino a 6, perché 7 però come secondo uscito, RM è il contatto radio che ovviamente è un ingresso, 10 la telecamera. Quindi, come vedete, anche la telecamera è diventata un ingresso della centrale. La differenza la programmo come fare. Allora, come si programma? Vado dentro, vado a indirizzo logico, la centrale lo assegna in automatico e progressivo, è quello che appare sulla tastiera, aperto ingresso 1, e c'è la descrizione, è quella che magari al cliente diventa tutto. Qua ci metto la porta. Quindi voglio dare un ordine. Sì, portate. Possono spostare l'uno, diventa il nuovo design. Fino a lavorare. Poi dopo, ho tutte le finestre, voglio dare il senso orario. Uno è. Mettiamo qua, liberiamo l'esposto, questo lo metto su una posizione diversa e si libera l'ingresso 1, lo segno. L'esposto A. Esatto. Qui abbino ai settori, quindi questo è superiore, sulla parte esterna la porta la lascio sul muro. Poi, specializzazione, come si comporta? Stantaneo, ritardato, ritardo 1, preallarme, cercamento, quello che sia, visto che la porta magari è ritardato. Poi, isolabile, significa può essere isolato o meno questo ingresso, in automatico dalla centrale, dal cliente, dalla tastiera, dall'app, sì, oppure è l'ingresso che non deve essere mai isolato la casa porta, però magari tolgo questo, l'ingresso non potrà mai essere isolato. Isolato è? Non penso che non tutti. Non proviamo. Quando mi hanno presentato la N5031 grado 3, sono dovuto mettere come isolato in inizio. Io le volte che l'ho detto, cioè isolato isolabile, poi autoinibizione, dopo quante volte che questo contatto è andato in allarme viene automaticamente, magari quando si chiude sulla finestra, la finestra che magari era chiusa ma non era chiusa, vado via di casa, vento, si apre allarme, oddio devo tornare a casa, non ho tempo, non la seguo, dopo 3 volte che questa finestra andrà in allarme, automaticamente si può personalizzare anche quello, ovviamente si può andare da mai a 10 volte, scegliete voi, in fabbrica ho messo 3 volte che suona la sirena e parte le chiamate, può essere più che sufficiente. Ciclo di allarme, pianto inserito nel rapporto. Allora, poi gong, apro la porta sulla tastiera, sul lettore, poi comando uscita, qua possiamo andare già a legare l'intrusione con la domotica, in che modo? Apro la porta, accendo le luci, ZE out 1 è quella presa che ho montato, quindi apro la porta, faccio accendere le luci, sono in casa, lo faccio già semplicemente legando le luci. Poi, ho settori, end settori significa come si comporta questo ingresso se abbinato a più, associato a più settori, se uno solo non cambia niente. Per esempio, posso fare con 2 settori, ho il settore che significa, poi inserisco il settore 1, poi inserisco il settore 2, andrà sempre in allarme. Se metto end settori, questo ingresso andrà in allarme solo quando sia il settore 1 che il settore 2 sono inseriti. Ci usa per gli ingressi messi in comune, sono due entrate con il suo accesso comune. Poi, end ingressi, legare questo ingresso con un altro ingresso si usa sui percorsi, sui sensori, magari ho 2 sensori, voglio fare anche impianto sistema di allarme quando mi passano davanti a entrambi, quindi creo un controllo su un percorso, avvio il primo sensore, il secondo sensore, poi definisco entro quanto tempo i 2 sensori dovranno liberare qualcosa. E qui c'è il rilascio dei minuti, per quello che prima, 120 secondi, più specifico, 120 secondi, quante volte deve dare l'arme? 2. Tanto porta, è un esempio che non ha senso, ovviamente, sensore. In questo caso metto 2, vede qualcosa,
centrale si mette in attesa. Se entro 120 secondi il sensore mi dice di nuovo visto qualcosa, allora andrei a posso andare a postare. Telecamera associata, ecco qua. La telecamera che ho configurato, ho aggiunto prima nella voce per i peri di telecamere, è messa lì, ho lasciato tre immagini. Abbino la telecamera, che significa porta di entrata al final line, genera l'allarme, parte la sirena, partono le chiamate. Nel frattempo ho chiesto già alla telecamera le tre immagini che vanno allegate sia sulla notifica che sull'eventuale video. Ho creato il sensore con foto senza averlo, perché ho contatto con la mia telecamera. Quindi diventa un po' più comprensibile. Ovviamente, dicevo prima, sono raccontando. Categoria, questo serve solo per l'app. Nell'app utente appare nella parte dei rilevatori. Rilevatore 1, nome, porta, e a fianco c'è l'iconcina. Se volete potete andare a mettere anche un'iconcina specifica per il tipo di sensore di rilevatore che si sta montando. Contatto porta nell'app con la porticina, con l'ingresso e la posizione. Questa è la programmazione di ingresso. Vale per tutti i casi. Poi uscite. Qui appaiono ovviamente quello che punti primi è stato definito come uscita, le due di centrale che sono uscite, la presa di domotica per la centrale è comunque un'uscita, posso gestire, ho un'autonomia dall'acqua per accendere le luci, ho farla gestire la centrale. Questo è bello di avere tutto integrato. Per le luci il cliente potrebbe gestire dall'app a casa di accendere le luci, come ho fatto vedere prima, apro la porta, accendo le luci. Magari quando c'è l'allarme, oltre che far suonare la sirena, posso anche far accedere. Quindi per l'uscita la posso anche far gestire dalla centrale in autonomia. Quando c'è l'allarme in intrusione, perché no? Oltre che far suonare la sirena, c'è un invece in casa. Deterrente importante, forse si spaventa di quello che della sirena che suona. Quindi diventa parte integrante. Per quanto riguarda una singola uscita, come si programma? Si mette la descrizione, questa allarme sirena. Tipo è un'uscita da lei solo stabile, stato a riposo per questioni normative è positivo assente, quindi è concentrato positivo e ci piace programmarlo positivo presente. Il consiglio di programmare le uscite con positivo presente, quelle che si utilizzano dalla sirena, le nostre sirene hanno come riferimento negli schemi proprio questo tipo di collegamento. Quindi l'uscita da lei utilizzato per collegare la sirena a filare, programmate la positivo presente, altrimenti non vi torna lo schema di programma. Poi, ritardo di attivazione, volendo si può far partire in maniera ritardata la sirena su qualsiasi altra uscita, stesso discorso per la disattivazione quando va a essere facilitata. Storico eventi, si può loggare nello storico anche quando viene gestita questa uscita. Un'altra cosa carina è l'attivazione remota da app. Faccio sì che nell'app dell'utente, nella parte domotica, gli appare anche la voce della sirena. Quindi volendo come deterrente alle telecamere, vedo che c'è qualcuno in giro e faccio partire la sirena quando voglio io, non solo quando c'è l'allarme. Poi, se l'uscita posso legare questa uscita ad un'altra uscita senza dover passare cavi, quindi a livello logico all'interno di che due uscite facciano la stessa cosa per metterla assieme in pratica. Posso metterla già qua, per esempio, questa. Già parlo qui, abbino all'uscita relè, uscita domotica, dove metto le luci, già qua andrebbero di pari passo le due uscite. Quindi la sirena commuta, l'uscita relè commuta, parte la sirena, si muove, va ad accendersi anche la presa. Oppure lo possiamo fare in un altro modo, che magari è più carino farlo capire. L'altra cosa è gruppi uscite. Gruppi uscite, in questo caso non ci serve, ma ci serve per i soliti moduli di tapparella. Esempio che faccio sempre quello, 5 moduli, il cliente la prima cosa che richiede, ma io vorrei chiudere e aprire tutte assieme questa tapparella, non è che posso dall'app più di una e più di l'altra, però ci sono i gruppi, tutte le tapparelle che vedrete poi nella gestione uscita, perché finiscono lì anche quelle, le abbinate ad un gruppo che chiamerete tapparelle, così poi le possiamo gestire tutte assieme con lo scenario.
anche qui l'ultima voce in categoria, sempre per l'app, si può mettere un'icona nell'app quando appare questa uscita nell'app personalizzata. Questa è l'uscita reverse. Invece se parliamo di un'uscita su un punto, quindi un'uscita open collector, su tipo appare stabile, impulsiva e intermittente. Questa è l'uscita. L'uscita reverse o di stato, on off. Per me, dei punti sulla centrale o sull'espansione si possono anche andare a programmare in maniera diversa. Quindi per esempio impulsiva per dare il comando di apertura, una serratura, quello che sia, magari tempo di attivazione un secondo non mi basta, ci metto 3. Questa uscita, quando gestita, darà un impulso di 3 secondi. Un'altra domanda, qua ci metto luce sala, così sappiamo di cosa stiamo parlando. C'è l'icona giusta, quindi la metto, un po' di luce. Allora, qui c'è la programmazione delle uscite, quindi ho definito come si comportano, come si chiamano. Poi c'è associazione uscite, che significa quando la centrale prenderà in gestione automaticamente queste uscite che ho programmato. Quando c'è l'evento di allarme intrusione abbiamo già messo l'uscita reverse, ovviamente prevediamo che sull'uscita reverse si collega la sirena, quindi è già pronta. Come dicevo prima, allarme intrusione vorrei far partire, oltre che la sirena, far accendere le luci. Ecco. Quindi quando ci sarà un allarme intrusione su questo impianto, commuterà l'uscita relay dove è collegata la sirena, quindi la sirena parte a suonare, ma allo stesso tempo mi accende anche le luci in casa per il tempo di allarme che è impostato. Quello che lo viene facile da mettere. Sì, modulare. Solo da incasso dentro la 500. Ok, quindi qui c'è l'associazione uscita. Poi andiamo su scenari. E qui a cosa servono gli scenari? Primo utilizzo che mi viene da suggerire più immediato è semplificare la vita all'utente. Perché molti mi chiedono, ma l'utente come usa la tastiera, cosa deve fare? Se si utilizzano gli scenari, consiglio di usarli, vi semplificate la vita sia voi che il cliente. Perché con gli scenari vado a gestire le parzializzazioni, per esempio. Sia dall'app che dalla tastiera, quello che sia, dovrei poi spiegare al cliente come inserire tutto, come parzializzare. Se si utilizzano gli scenari, questo diventa più facile. Ve lo faccio vedere così diventa immediato. Vado a creare un primo scenario che chiamerò esco di casa. Cosa gli faccio fare a questo scenario? Gli dico azione sui settori, inserimento. Quali settori? Tutti e quattro per il programma. Questo scenario esco di casa, una volta salvato, il cliente lo trova sulla tastiera, appena si fa il codice scenario, lo vede nell'app in automatico, c'è proprio la voce scenario, lo faccio vedere. Quindi diventa immediato. Cosa faccio con il mio esco di casa? Fai partire lo scenario esco di casa. Ancora più semplice, posso legare questo scenario ai tasti della tastiera. Questi numerici che uso per fare il codice, uno mi vieta di abbinare questo scenario al tasto 1. Al cliente cosa gli diciamo? Quando esci di casa, tieni premuto il tasto 1. Basta. Poi fai il codice. Eventualmente dice, no, io non voglio fare il codice, non lo voglio. Richiesta codice, lo tolgo. In questo modo avrei la possibilità di fare al cliente un'operazione semplicissima. Tieni premuto il tasto 1 della tastiera, parte lo scenario di casa, inserisce i quattro settori, così per andare. Questo è il primo utilizzo degli scenari. Un'altra cosa qual è? La possibilità di gestire anche la parte di uscita di domotica. Azione uscita, spegni le luci. Quindi con un solo comando inserisco i settori e spengo le luci. L'altra cosa che va sempre con il discorso delle tamparelle, spegnimento, e qua ci metterei il gruppo 1 dove ho messo dentro le moduli tamparella. Così con una sola operazione, tenendo premuto il tasto 1 sulla tastiera, mi fa tutte queste operazioni.
sono andato già oltre aggiungendo la parte di domotica. Non pensate a questa, anche solo per il discorso di inserimento con una sola operazione fatta già da tutto. In caso dopo, vi faccio uno scenario per non è nessuno. Lascio attiva con tasto così lo posso abbinare sulla tastiera. Questa codice lo tolgo perché l'inserimento cliente mi viene comodo inserire tenendo con un tasto senza fare nulla. Poi ne faccio un altro. Vado ad unire. E quindi vado a mettere azione sui settori inserimento prioritario. E cos'è? Scelgo il settore che voglio inserire e lascio liberi gli altri. Cosa succede? L'inserimento prioritario inserirà l'esterno, il box, il garage e disinserisce la parte interna. Siamo certi che il cliente può andare a dormire tranquillo perché anche se lui avesse involontariamente inserito il settore 2, che è quello della parte interna, in questo modo glielo disinserisce la centrale. Quindi anche in questo caso posso fare chissà che cosa. Legarlo a un tasto, lasciarlo liberamente selezionabile. In questo caso mi tolgo lo stesso il codice, salva, quindi uno scenario esco di casa, uno vado a dormire e un altro, giusto per fare il giro e torno a casa. Dove vado a scegliere il disinserimento e quanto settori. Qua il codice lo lascio, che mi sembra plausibile. E qua. Questi direi che fateli sempre. Ma puoi anche disinserire senza il codice? C'è qualcuno che lo chiede. Capito. No. Qualcuno dice il cliente bisogna sempre accontentarlo. Noi abbiamo previsto, io non lo farei manco morto, quello è un altro discorso, però se pensi a qualcuno ha detto vabbè, ma tanto chi è che sa che tasto premi? Cioè, non lo so, se uno è dietro che ti guarda non lo so quanto sia sicuro, quindi il codice lo lascio lo stesso. Vuol dire che esco di casa quando tu mi chiamo il tasto, posso fare un esco e entro con quello di tasto. Posso fare quello che voglio. Un tasto va legato a uno scenario. Entro in casa faccio un codice, posso fare quello che voglio, non è un problema. Inserire non mi interessa, perché c'è la fila. Assolutamente, fate sul disinserimento. Allora, questi secondo me è il minimo fateli sempre, il totale, il parziale, il ritorno a casa. In questo modo vi semplifica molto la vita anche per spiegare al cliente come si gestisce l'impianto. Ripeto, perché poi appare un chiaro sulla tastiera, su quello menu, quando si fa il codice, propone scenari, anche senza legare i tasti, appare comunque, appare sull'app e vi serve per fare le operazioni. Poi, se si vuole gestire anche la parte di domotica, come avete visto, con gli scenari, posso anche fare che esco di casa, chiudo, apro, faccio quello che voglio. Poi, codici. Allora, io ho i famosi codici di cui si parlava prima sulle caratteristiche prestazionali, sono questa è una 64, sono 150 codici che si possono gestire. Ogni codice è già impostato sulla centrale, il codice utente 2 è 000020, sempre su 6 cifre ovviamente. Il codice già esiste, da qua si va solo a programmare che cosa fa questo codice quando lo utilizzano. Dentro gli dico ok, codice Simone, su quali settori può lavorare Simone? Simone è bravo, lavora su tutti. Cosa fa Simone sull'impianto? Può fare tutto, inserisci, può solo inserire, può solo disinserire, oppure sui settori non fa niente. Se Simone gli faccio solo fare il codice e aprire la serratura, quindi metto un'uscita questa che ho collegato a una serratura elettrica. Simone fa il codice sulla tastiera, sui settori non succede nulla, commuta solo quell'uscita. Cioè magari Simone in questo caso ci il codice gli serve per entrare in casa e lo inserisci. Questo è quello che può fare l'installatore sui codici, non può modificare questo famoso codice 0020, quello lo fa l'utente. Non sa neanche che esiste il codice. Quello che si può fare è riportarlo alle fonti. Vedete, richiamo, se lo ascolta, non ricordo più il codice 3, non so che fine ha fatto, l'ho dimenticato, l'ho cambiato, non so più qual è. Da qua lo riporto default, torna ad essere 000020. Poi il controllo remoto da app serve a dire se questo codice si può utilizzare anche sull'app utente. Perché questo? Perché l'app utente, dopo vedremo, è multisessione, nel senso che non c'è il vincolo, entro io e basta, Simone attende.
possiamo entrare anche contemporaneamente su questa centrale, a patto che usiamo codici diversi. Simone avrà il suo codice, io avrò il mio, io entro nell'app, uso il mio codice, Simone usa il suo, entriamo contemporaneamente nella centrale, anche in uno, in tre, in quello che sia. Questo è pensato, perché visto che prendere una centrale per accendere la luce, non devo disinserire l'impianto, non ha senso dover attendere che qualcun altro fa l'operazione. Il discorso è, bisogna usare codici diversi, altrimenti con un solo codice si entra in una porta. Gruppo codici, qui serve a poter gestire l'abilitazione, la disabilitazione dei codici dal programmatore orario. In un'azienda dove ci sono 10 codici per gli uffici, 10 codici per i magazzini, io creo due gruppi di codici, gruppo 1 per gli uffici, gruppo 2 per i magazzini, poi nel programmatore orario li abilito a gruppi. Al mattino tutti i codici dei magazzini sono abilitati alle 7 e alle 17 vengono disabilitati e viceversa. Nel residenziale, sicuramente. Okay. Salva. Chiavi, la chiave presa in carico prima è esattamente come il codice, cambia solo che devo avvicinare al lettore oppure alla tastiera, fa le stesse cose che fa il codice, ad eccezione che deve essere utilizzato sull'app, ovviamente sull'app non si può usare. Nelle chiavi ci sono i telecomandi? No, telecomandi in 40 lampe. Chiavi, okay, cioè chiavi, codici, sono cose, telecomandi sono. Chiavi, contatti, che abbiamo rubrica telefonica con 16 numeri che si possono impostare e altrettanti messaggi base. Che significa? Io potrei far sì che ogni numero che vado a mettere dentro gli faccio dire una cosa diversa quando, per esempio, faccio lo scrivo che faccio prima, per esempio, il solito è allarme casa, che se chiama me so che è casa mia. E l'altro messaggio base è allarme rossi dal 17. Che ne metto due? Perché adesso lo qua, programma il numero, il primo metto il numero di Simone. Bambino e settore, come sempre, Simone, ce l'ha di tutto. Scelgo come secondo, vado a scegliere come mando le informazioni, solo voce, solo SMS, entrambe. Faccio solo voce in questo momento, scelgo per voi. Vabbè, le ultime due sono a vigilanza, ovviamente, contact ID e il protocollo di TMF, quello un po' vecchiotto, CIP e la vigilanza di noi. Chiamata voce, faccio il numero, poi scelgo il messaggio base, dove manderò allarme casa, e salvo. Altro numero che aggiungo è carabinieri, il numero lo conosciamo, il messaggio base, io metto il secondo. Sanno da quale impianto stanno arrivando. E sul numero di Simone sarà riprodotto allarme casa, poi gli dice finestra camera, e il carabinieri gli dirà allarme rossi via tal data 17. Dopo la serve avere messaggi base diversi. Molto bene. A questo punto c'è il menu genera audio. Vi faccio sentire anche la qualità dell'audio. Sì. Descrizione, ci sono solo i codici, non c'è niente di tutto quello che ho fatto fino adesso perché non ho creato niente. Anche qui, se provo, mi dice, attenzione, la configurazione è modificata, meglio che salvi i dati prima di procedere. Faccio un'applica.
insegnamenti su YouTube. Allora. Quanti punto casa stocco dieta al ventali 17 niella? Sì, ho sentito, quello di non l'ho cancellato. Quanti punto casa? Questo è antipunto casa, non so se senti meglio di Covila. Ok. Allarme rossi via Tal dei Cani 17 Torino. Questa centrale era già stata usata da un collega di Simone, che si chiama Gianluca Stocco, quindi modificate le descrizioni, si genera l'audio, viene fatto utilizzando i servizi cloud e questa è la qualità dell'audio. Allarme rossi via Tal dei Cani 17 Torino. Così più bisogna più registrare voi i messaggi. Dobbiamo cercare di sul 41. Sì, intanto finito. Allora, poi finito, notifiche 20. Quindi contatti fatti, generati, quindi qualche uno per le uscite. Quando c'è un allarme, che cosa faccio? Chiamo Simone, Carabinieri, notifica uscita. Poi lo faccio per tutti gli eventi che ci sono sulla centrale. Quindi allarme intrusione, tecnologico, incendio, qua vado a scegliere. Verrà contattato quando c'è questo tipo di. Importante qui l'allarme ingresso, giusto? Sì, perché se sentono qua è generico, l'allarme intrusione impianto chiama antifurto casa l'allarme intrusione. Se si gradisce avere anche di quale ingresso c'è l'allarme, si mette questo, così dice anche, magari sulla Simone che non mi interessa. Qua dice anche un dettaglio: allarme casa, allarme ingresso porta. Vuoi accelerare o vuoi passare da qualche parte? Che ne vuoi? Io parlo per scrivere, quindi anche da loro posso tirarti con i tempi. Ma a me forse interessava il discorso per fare che radio esterne, per collegare i sensori esterni, quella cosa lì, ma e non so, devo mettere un contatto. Sì, quella è una parte più magari attua, diciamo. Ok, io, c'è poco da fare dal punto di vista media. Che devo solo acquisire un sensore radio. Però c'è sul pannello. Sì, acquisisco un sensore radio che dopo verrà collegato un sensore esterno. Esatto. O nel caso di Optex ho l'opportunità di collegarlo e metterlo all'interno, mi dà la segnalazione tamper e allarme separata per creare due zone. Giusto? Sì, cioè, sì. Ok. No, io cercherei di vedere la parte, proprio per cercare di non andare troppo oltre, la parte delle. L'ultima riga? Cioè, no, l'ultima riga. La diagnostica, scusami. Ah, sì. Questa? Io farei la diagnostica e poi se riusciamo a fare un test radio, ma la vedo dura con la telecamera. Sì. Allora, quindi andiamo a iniziare direttamente nella diagnostica. Diagnostica della centrale. Sulla home c'erano solo alcune parti, qua c'è tutto. Diagnostica unità centrale, limitazioni, delle limitazioni, gli assorbimenti carica batterie bus PSR2, poi lo stato della scheda, il tamper di centrale, ingresso sabotaggio, il DIP, test batterie, della centrale ovviamente, stato di connessione, speed test per verificare la bontà di connessione al cloud, in modo tale da capire se è affidabile o meno la connessione che abbiamo, 10-18 mi ricordo bene, tanto c'è la spunta verde, e così, poi moduli opzionali, mobile presente, se il modulo del partito ci provo, ecco qua. Modulo senza SIM, non connesso, modulo mobile, ricerca operatori e fa la ricerca degli operatori anche senza aver messo la SIM, così la SIM si sceglie successivamente. Qui ci dice che il 2G, visto che il modulo 2G, con quell'antenna messo di dov'è, ha copertura massima, che va da 0 a 4 segnale, per tra gli operatori principali. Quindi qua non scelgo quello che voglio.
se non appare un operatore o il segnale basso, magari evito quello, non vado a trovarmi funzioni specifiche. Test contatti, i numeri che ho programmato prima, sempre se il modulo funziona, la pappa su simulare una chiamata, così verifico se le chiamate partono o meno, e questa è la parte di diagnostica della centrale. Poi, per il periferico bus, io ho la qualità di comunicazione sulla parte bassa, come dicevo prima, che si può poi regolare eventualmente la velocità per migliorare la qualità di comunicazione, la tensione ai capi di ogni singola espansione periferica, quindi quella che c'è realmente sull'espansione, per esempio. Periferiche radio, qui telecomando e contatto, vado a mettere in modalità test, quando vengo qua e apro il contatto, trasmette e mi dà il segnale 100%, quindi faccio anche la parte di diagnostica della parte radio. Stesso discorso vale per ZB, in questo caso segnale 100%, perché quello ZB è in continua comunicazione con il modulo di ZB della centrale, dà il segnale, è stato batteria, eventualmente se è una batteria, il tamper se è un sensore, con fotocamera e biocamera. Ingresso uscito, questo serve a verificare che tutto quello che è stato definito come ingresso è funzionante, ad esempio questo, ok, aperto, lo chiudo, mi dà la memoria di aperto. In pratica passo sull'impianto, non sono in contatto, non sono in senso, ci passo davanti, alla fine dovrei avere quel pallino su tutti gli ingressi, se c'è su tutti gli ingressi sono a posto, altrimenti c'è qualcosa che non è. Sotto ci sono le uscite, l'unica che posso farvi vedere è questa, da qua vado a simulare la permutazione di uscita, quindi a capire se l'ho collegata bene o meno, tipo la sirena, vado a commutarla, da qua vedo se si attiva. Storia di eventi, l'uscita di eventi più di tanto, e poi l'ultimo che mi è stato visto prima, configurato, programmato, fatto tutto, esporta il saldo sul computer tutto quello che ho fatto fino adesso. Cosa serve? Se dovessi mai costare la centrale, tolgo quella, metto quella nuova, non parto da sopra, parto da sotto, importa, mi faccio caricare il file che avevo salvato prima. La nuova scheda riprende in carico tutto quello che aveva la vecchia. Contare da 5 minuti in esecuzione. Allora, se avete domande ovviamente meglio, nel senso concentriamoci su quello. Intanto c'è già la valigia in funzione. Finché connetti. È giusto per darmi un'idea dell'app. L'app ovviamente scaricata gratuitamente allo store, la registrazione che si fa direttamente dall'app, si accede e si aggiungono gli impianti. Qua c'è impostazioni, un'app nuova, ci sarà solo il menu impostazioni e la voce logout. Per aggiungere l'impianto si va su impostazioni, aggiungi impianto e si va ad impadare il qualcosa che c'è sulla centrale. Questa è l'operazione da fare. Fatto questo, tutto quello che è stato fatto sulla centrale non si ritrova qui perché appare la centrale presa in carico, questa è la valigia che c'è lì, il codice ovviamente. La, è la home page dell'app, scendi, spegni e qua c'è scenari, come dicevo prima, quello che si mette negli scenari poi appare in automatico, quindi diventa poi comodo gestirlo da qua. Qui c'è gestione impianti, dove c'è settori per la gestione del singolo settore, c'è la parte dei settori, così ci dà l'idea, porta ingresso con cucina, il sensore il movimento con l'iconcina. Posso escludere anche da qua? Assolutamente sì. Qua faccio l'esclusione. Questa sì, è la cosa che fare può fare il cliente, non modificare la programmazione, può fare nulla. Poi abilitazioni, qui è per abilitare gli utenti, le chiavi, l'accesso del tecnico. Posso farvi vedere, qua vedete va bene. La parte video. Io ho aggiunto una telecamera Elcon, si chiama PC19, se la rete ci assiste, nell'app appare direttamente live. Questo è perché abbiamo aggiunto le schede, non ho messo funzionale. La telecamera che abbiamo aggiunto c'era scritto no live, quindi quello non la posso.
posso vedere. Quelli dove non c'è scritto no live, ecco, da OKVision, in questo momento quando si aggiungono sulla centrale appaiono direttamente nella live. Pensi che si potrà aggiungere in live anche, non so, le telecamere di live, oppure, non so, suggestive su tutto il si appoggiano? Automazione invece c'è tutta la parte di domotica, quindi nella valigia, come dicevo prima, ci sono una serie di dispositivi, termostato, valvola termostatica, tapparella. Tapparella, per esempio, da qua posso gestire la singola tapparella con le percentuali. Questo lo fa direttamente dall'app. Se devo accendere qualcosa, uno verde. Il modulo calcola il tempo. L'ho imposto il tempo. L'unica cosa che devo programmare sul sì, tapparella è il tempo. Mi sa, non fa in automatico rilevando i due fine corsa. Vado, ho due programmazioni nel modulo tapparella. Tempo di apertura, tempo di chiusura. Di programma. E quindi la tutorial rimane attivo per il tempo, anche se è già arrivato il fine corsa. Sì, infatti è quello di mettere il tempo più o meno preciso. Deve essere a millisecondo. Se ci mette 30 non ci metto se qua 50 secondi. Ah, l'estate ci diamo un tempo. Esatto. Una volta impostato per tempo, poi calcola su quella la percentuale di apertura. Grazie. Prego, grazie. Buona giornata e grazie. Un po' anche io.